Buonasera a tutti, benvenuti tutti, eh, non solo quelli che sono dall'Italia, anche un saluto molto speciale a coloro che eh, ci seguono da diversi paesi, particolarmente dal Venezuela. Buonasera a tutti por là, e anche dal Brasile, eh, Benvenuti, eh, Siamo contenti che eh, questa convocazione è arrivata un po' per tutto e, e certamente in questa occasione così speciale eh, non poteva essere altro e, oggi abbiamo questa bella riunione online organizzata dai membri del Regno Christi di Padova e quindi eh, sia un'opportunità molto bella eh, per essere in qualche modo parte di questa grande famiglia spirituale mi presento subito, sono il padre Nestor Guerrero eh, della comunità dei Legionari di Cristo e semplicemente vorrei eh, introdurre questa serata. Abbiamo l'onore di avere con noi eh, la signora Antonia Salzano Acutis, mamma del conosciuto beato Carlo Acutis, oppure, come diceva il papà Francesco, no, il primo beato a usare i social per eh, trasmettere la buona novella. Il santo dei millennials, come dicono alcuni, oppure il, patrone, il patrono dell'internet. Quindi è un personaggio che veramente ci ispira e che veramente eh, ci spinge a vivere la santità nei nostri tempi. Prima di presentare la, la nostra ospite speciale, eh, volevamo farvi vedere una, un breve filmattino. Di Carlo Acutis per metterci nel contesto di questa serata. Quindi iniziamo eh, subito, grazie. Ho incontrato Carlo, qualcosa dentro di me è cambiata, ha fatto subito parte della mia vita. A me personalmente la cosa che ha colpito di più di Carlo è appunto il suo essere originale e speciale, perché nonostante appunto avesse la mia età lui mi ha fatto capire che si, la santità è la portata di tutti. Ho conosciuto Carlo quando eh, dovevamo intitolare l'oratorio a Carlo Acutis, il parroco ce lo ha, ha presentato effettivamente come un ragazzo qualunque che faceva normalissime cose che tutti quanti possiamo fare. Il suo amore per Gesù e per i poveri, l'interesse per gli ultimi, era un qualcosa che mi affascinava, è un po' qualcosa anche che, che vivevo, che vivo attualmente. Carlo ha lasciato un patrimonio spirituale di frasi della sua vita, bellissime, no? tra cui la più famosa che è l'Eucaristia, la mia autostrada verso il cielo. Quest'idea di salire al cielo che ci trasmette Carlo a me personalmente piace moltissimo. Anche per me l'Eucaristia è un'autostrada per il cielo, assolutamente. Non penso ci possa essere un rapporto più diretto con Gesù. Anche noi possiamo essere uniti a Dio e se facciamo questo riusciamo a portare la speranza, la gioia del Vangelo, no? E questo è il segreto che mi unisce in un certo senso con Carlo, ma penso che possa unire chiunque. Eh, ed, è, ed è lì, nell'Eucaristia, nella preghiera. Da quando ho conosciuto Carlo è stata una conferma della mia fede. Eh, Carlo io lo identificherei proprio come un sole. Un sole perché il sole comunque trasmette serenità, trasmette pace, trasmette amore e meglio de, del sorriso credo che non ci sia altro. Carlo è per me è un esempio che vorrei somigliare essendo più umile come Paolo. Carlo con la sua vita mi ha fatto vedere come anche nelle piccole difficoltà o in quelle grandi come poi è stata la sua malattia puoi davvero vivere una vita piena, felice se con lo sguardo si alza e si alza verso Dio. Allora prendo la parola un attimo per um, così dare il benvenuto ad Antonia Salzano, la mamma di Carlo, e anche per dire due parole per presentarla. Spero mi stiate sentendo bene. Allora, la, la signora Antonia è originaria di Centola, in Campania. ha vissuto per un periodo nel Regno Unito, dove si è trasferita mh, con il marito per motivi di lavoro. Ed è proprio lì, a Londra, il 3 maggio del 91, che è nato Carlo. La famiglia poi si è trasferita a Milano, dove Carlo ha frequentato le elementari, le medie e il liceo classico e è qui che Carlo ha vissuto come un qualsiasi ragazzo della sua età ed è qui che ha coltivato la sua fede. Come diceva padre Nestor, è ritenuto il primo portavoce di fede dell'era digitale per aver dedicato la sua esistenza alla diffusione dei valori cristiani nel web. Nel 2006, quando Carlo aveva 15 anni, eh, come sappiamo si è lato di leucemia fulminante e ha vissuto con coraggio e fede questa prova, offrendo le sue sofferenze per il Papa e per la Chiesa. E nel 2010, a quattro anni da quando Carlo ci ha lasciati, in famiglia sono arrivati due gemelli, i fratelli di Carlo, Francesca e Michele. È stato proclamato beato il 10 ottobre del 2020 ad Assisi, ed è lì che il suo corpo è conservato ed è metà di tanti pellegrini che, che gli sono affezionati, come abbiamo visto anche nel video. La signora Antonia è autrice di un libro dal titolo Il segreto di mio figlio, in cui condivide la sua testimonianza. Adesso le lascerei la, la parola. Allora, buonasera a tutti, mi sentite? Ma stiamo parlando con la Spagna? Il, il, il pubblico è spagnolo o italiano? Pubblico italiano la grande maggioranza, alcuni eh, dal Venezuela dal Brasile ah. hanno dei traduttori che stanno facendo la traduzione Benissimo. simultanea. Allora io sono nata a Roma, la mia città è Roma, non Centro, là è una, avevamo delle, delle terre in campagna dove io andavo, dove andiamo tuttora al mare, eh? Però diciamo la mia città è Roma, ci tengo perché in Roma abbiamo San Pietro e San Paolo, eh? quindi non è da poco essere nata a Roma, quindi diciamo difendo la mia, la mia appartenenza a Roma. A parte questo, la eh, vabbè non si preoccupi tanto, dicono tante cose. Comunque diciamo che eh, adesso io non so, se volete che parlo un po', poi mi fanno le domande come funziona questa sera. Sì, sí, Antonia, eh, abbiamo già delle domande, già eh, preparate. Comunque... Allora, forse è meglio che hablo... No, vabbè, che, che hablamo anche in spagnolo. Un saluto a tutti, solo eh, la persona spagnola, la las spagnolo, de lingua di spagnola, e anche un saluto a portughese, eh? do Brasile. Ciao. E, allora, diciamo che... Mi fate delle domande e poi io parlo, va bene? Facciamo così? Come preferiamo, come usted preferi, eh? benissimo, prego ragazzi. Va bene, allora Antonia, eh, mi sentite bene? Sì. Eh, come ha, come abbiamo, ha detto il padre, eh, abbiamo raccolto un po' delle domande da sì. parte dei ragazzi e delle persone che stanno qui sì. e eh, in collegamento. E una prima domanda è questa. Guardando suo figlio nella vita di tutti i giorni, ha mai pensato, ha mai avuto il pensiero che lui potesse diventare santo, che stesse percorrendo una via che lo portava alla santità? Prima della beatificazione, aveva mai immaginato che Carlo sarebbe stato canonizzato? Cioè, diciamo, mm. prima della diciamo della morte, cioè lei dice delle, perché canonizzata ancora non lo è, è beatificato. Esatto. Ecco, allora diciamo che rispondiamo come una domanda per volta. E sicuramente Carlo è un ragazzo um, particolare perché, perché io dico sempre correva avanti al tempo, un ragazzo che ha fatto tutto molto veloce. Eh, prima parola a tre mesi. Poi a cinque mesi già parlava, a quattro anni scriveva e leggeva. Questo per capire, diciamo che quindi lui doveva correre, no? Quindi questo chiaramente ha favorito anche una sua maturazione nella fede eh, che lui ha mostrato sin da quando aveva tre anni e mezzo, quattro, soprattutto l'interesse per la vita dei santi, per il Vangelo che leggeva voleva leggere proprio il Vangelo, non le riduzioni del Vangelo eh, per bambini, no, si leggeva proprio la parola di Dio. E, eh, Carlo era un bambino particolarmente eh, solare, molto gioioso, non si lamentava mai, molto obbediente, sin da quando era piccolo, era, diciamo, mettiamo caso che avesse tre anni e mezzo, mi guardava, c'era una cosa, mi chiedeva posso prenderla? faceva sì no io facevo sì allora lui lo prendeva se no era un bambino e diciamo questa obbedienza che io reputo abbastanza straordinaria era sicuramente sintomo di una di una di una, di una spiritualità già eh, che aveva ecco e poi anche la generosità che aveva che era abbastanza speciale perché Carlo se gli dicevi mi piace quel gioco, subito lo regalava. <ride> dicevo tieni te lo regalo, anche che gli piaceva. Quindi anche questo comportamento sicuramente ci aveva fatto già capire che Carlo era un po' speciale e veramente particolare. Anche se io non avevo molta esperienza con i bambini, perché io sono figlia unica e, e Carlo era il mio primo figlio, quindi <ride> per me era la normalità, era Carlo. Ora adesso ho avuto altri due figli e vediamo un po' la differenza, anche se sono molto bravi, ma non sono proprio come Carlo. E, e, e poi questa, diciamo, docilità, questa bontà, questa generosità, questo essere attento agli altri. Ecco, normalmente quando un bambino è piccolo c'è sempre questo atteggiamento che della scoperta della materia, no? Quindi questo è mio e mio prendono gli oggetti ecco proprio una cosa che si studia anche in pediatria invece Carlo era proprio particolare perché per esempio c'era un, un vassoio di cioccolatini ecco, allora lui prendeva il vassoio passava ecco c'erano delle persone in un salotto e offriva a tutti poi mi guardava e diceva posso prendere? io, e io dicevo certo Carlo ecco. era particolare Questo, queste cose erano già balzate all'occhio e io siccome diciamo all'inizio quando carlo eh, era piccolo eh, io non ero ancora diciamo molto praticante perché io la mia è stata diciamo io dico sempre una conversione che finirà in purgatorio ma eh, io sono nata in una famiglia laica eh, anche se religiosa nel senso che non aveva non era atea, però non era praticante. Dico sempre che la mia prima comunione l'ho fatta il giorno della prima comunione, e poi il giorno della cresima ho fatto la seconda comunione, e il giorno del matrimonio la terza. Questo per dire come io fossi lontana da una vita vissuta di fede. Mi sono poi sposata e mio marito era un pochino più religioso, ma anche lui non era proprio perché lui ha studiato, per esempio, in Svizzera all'università. Io quando Ogni tanto lo, lo andavo a trovare, cioè ci, sono andata eh, a trovarlo mentre lui studiava in Svizzera, che stava concludendo, ci eravamo già fidanzati, stava concludendo gli studi universitari e io non l'ho mai vista andare a messa la domenica, quindi diciamo che quando c'era la mamma e il papà era religioso, poi da solo. Ecco. Quindi questa è un po' la situazione di nascita di Carlo. Però io, nella mia ignoranza enorme, siccome avevo capito che questo bambino era speciale, dicevo: Ma guarda, sembra un po' piccolo Buddha, un piccolo Buddino, eh, sempre col sorriso, sempre buono, sempre così attento anche agli altri. E, e quindi già avevo compreso che c'era qualcosa di speciale, no? E evidentemente sono quelle cose che uno non capisce no, razionalmente, ma che però percepisci un po' no, a livello proprio istintivo. E poi naturalmente questa vita di Carlo si è sempre più manifestata eh, come una vita speciale, speciale nell'ordinario, ma speciale perché? Perché Carlo tutto ciò che faceva lo faceva in Gesù, per Gesù e con Gesù. Ha fatto la prima comunione a sette anni e da allora non ha mai mancato all'appuntamento quotidiano con la Santa Messa, l'adorazione eucaristica quotidiana. Il rosario quotidiano, la lettura della parola di Dio tutti i giorni. Veramente conosceva la, la Bibbia benissimo, poi una, una memoria eccezionale che, tra l'altro, hanno anche i fratelli: cioè si leggono una poesia e dopo la prima volta che l'hanno letta, già la conoscono quasi a memoria impressionante, è un dono che hanno perché io no, purtroppo non ce l'ho, eh, avranno preso di qualche parente, ma non lo so. Però Carlo aveva questa cosa che conosceva la Bibbia benissimo, tanto più che la suora testimonia che, quando si dimenticava i passi della Bibbia, chiedeva a Carlo durante l'ora di religione in classe, e Carlo sapeva sempre qual era il passo. Ecco, questo per farvi capire che era un bambino molto, già molto colto, nonostante l'età anche, insomma, 6, 7, 8 anni, già conosceva bene tante cose. Però, diciamo, l'ordinarietà, ovviamente. Carlo non è che fosse un UFO, un extraterrestre, no, era un ragazzo normale, con un'armonia assolutamente però speciale, che però era dovuta a che cosa? A quest'unione forte che Carlo aveva con Gesù, sin dall'infanzia. Perché io, non so per dirvi, andavamo in giro per le strade di Milano, lui vedeva una chiesa, voleva entrare, si metteva davanti al crocifisso, si metteva a pregare. E io dicevo Carlo, andiamo, <ride> Carlo, dobbiamo andare. <ride> e mamma, un attimo, mamma per favore. Ecco, quindi Carlo era veramente già particolare. È chiaro che questa grande vita di fede, come dice Giovanni Paolo II, diceva, no? invitava, spalancate le porte a Cristo, non abbiate paura. Carlo l'ha veramente spalancate. Tutto ciò che faceva lo faceva in Gesù, per Gesù e con Gesù. E quando fece la prima comunione, lui scrisse essere sempre unito a Gesù. Questo è il mio programma di vita. Quindi già a, a sette anni il suo programma di vita era quale? Essere sempre unito a Gesù. Non è che il programma di vita fosse altro. E lui è stato fedele a questo. Ecco perché un ragazzo normale, eh, però che allo stesso tempo era straordinario. Perché straordinario? Perché lui era un vero, autentico testimone di Cristo, perché Cristo lo portava nel cuore ed era in contatto continuo con Gesù perché quando faceva le cose per lui c'era sempre il pensiero in Dio quindi un'unione fortissima col Signore e la gente che stava accanto a Carlo si sentiva naturalmente attratta perché non sapeva bene razionalmente che cos'era era un bel bambino ma non era questo era che Carlo emanava qualcosa io mi ricordo andavamo ogni tanto insieme al supermercato, che era piccolo, la gente si fermava, oh che sorriso questo bambino, cioè sembrava che ogni volta che lo vedevano e sin da piccolo è stato così e poi tutta la sua vita è stato così. E quindi questo per dire che noi già da quando era piccolo avevamo capito che era un bambino speciale. Poi ovviamente, ovviamente la sua vita di purezza, grandissima purezza. Questo devo sottolinearlo, soprattutto oggi Pensate che se c'era in casa, io per esempio avevamo il nostro domestico, io non vedo la televisione perché l'ho sempre detestata sin da quando sono nata, sono stata preservata dal Signore, ecco quindi non vedo queste cose, però sin da quando ero era piccolo, cioè man mano che poi sempre fino a prima di morire, 15 anni, Ecco, in casa c'era il domestico che aveva sempre la televisione accesa nel suo anticucina, no? Allora Carlo ogni tanto andava in cucina per bere l'acqua o magari prendersi la merenda. E quando passava, siccome c'era sempre pubblicità, a volte fanno queste pubblicità un po', magari dei profumi, capito? Un po' così, no? E allora lui faceva così, si metteva la mano davanti agli occhi e passava davanti alla televisione, cioè faceva così, ecco, non è normale perché a lui proprio gli dava fastidio la volgarità, gli dava fastidio. Era veramente, ma non è che lui lo faceva in modo, diciamo, plateale, come se fosse, lo faceva con molta naturalezza, camminava, faceva così e poi passava oltre. Questo per dire com'era, quindi questa purezza, questa bontà, questa gentilezza, questa grandissima pietà. Ecco, siamo venuti tante volte in Spagna a fare viaggi perché doveva fare le foto per la mostra dei miracoli eucaristici che era impossibile reperire allora perché parliamo di tanti anni fa che ancora internet non era così e sui libri non, ci, non si trovavano le foto. E allora mi ha costretta a fare dei viaggi tragici. Uno, per esempio, mi ricordo per andare al santuario di Daroga, c'era cioè una steppa infinita di, 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 di paesaggio molto arido. Io dico, Carlo, se qui ci si ferma la macchina, moriamo perché non ci viene a prendere nessuno. Poi finalmente arrivamo e improvvisamente spuntò una chiesetta dispersa in questo, diciamo, deserto, ecco. E lì Carlo doveva fare le foto al santuario di Gdaroga, però era chiuso, però poi insomma Carlo pregò, allora si aprì misteriosamente questo santuario, ecco, ma delle cose così ci sono successe. Ecco, però Carlo cos'era il suo problema se faceva viaggi? Non mancare alla messa quotidiana. Quindi cosa faceva? Subito si informava dov'è l'albergo, qual è la chiesa, a che ora fanno la messa, dov'è la messa più vicina. Questo per dire che il suo interesse, diciamo, principale era sempre Gesù, il rapporto con Gesù, il rapporto con l'Eucaristia che lui chiamava l'autostrada per il cielo. C'è un rapporto molto molto forte. Ecco, che diciamo eh, qualsiasi cosa veniva dopo Gesù non c'era cosa che lo occupasse mentalmente più di Gesù. Quindi è chiaro che questo era straordinario. Tant'è più che io e mio marito avevamo pensato che forse Carlo si sarebbe fatto sacerdote, e perché indubbiamente era, era speciale, non era normale. Ecco. Poi una cosa che devo dire, a parte anche la sua, il suo essere parco. Io gli dicevo Carlo compriamo due paia di scarpe, scusa perché uno è poco, poi se no te le rovini, te le distruggi. No mamma uno è basta perché con gli, quei soldi facciamo un'opera di bene, non ne voglio di più, ecco. Cioè queste erano le mie battaglie, ma dov'è oggi un ragazzo che rinuncia e non vuole le cose, no? Carlo non voleva mai niente, niente. Dico Carlo ma c'è una cosa che ti piacerebbe avere a Natale? Posso farti un regalo a tuo compleanno? No, non, non spendere soldi, non mi serve niente. Ecco. Carlo era proprio così. E quindi per me eh, già questo, figuriamoci: io ero una viziata da piccola. Entravo dentro il negozio di fili del filato e volevo tutti i fili del cucito perché mi piacevano i colori. No? Ero proprio l'opposto di Carlo. Ero molto, molto diciamo capricciosa. Ecco. Ero figlio unica pure io ma capricciosa da morire. E quindi quando vedevo Carlo mi sembrava di vedere un alieno, una cosa incredibile per me, perché poi io ovviamente sono cresciuta un po' con questo modo di ragionare. E, e naturalmente Carlo, eh, diciamo, eh, ma non era solo questo l'aspetto, diciamo, di santità, ma anche l'aiuto ai clociarpe strada. Eh, lui da solo, con i soldi che gli regalavano, che, che si metteva magari da parte, eh, comprava i pelo, comprava le coperte, comprava e eh, portava tutte le sere, soprattutto dove viviamo in centro a Milano, siamo contorniati da chiese. Quindi sotto i portici, spesso di notte, si mettevano questi senza setto e Carlo ci faceva amicizia, ci parlava, gli dava i fogli scritti con dentro dove andare a fare le docce, dove andare alle mense pubbliche, dove andare nei dormitori pubblici, come fare per chiedere una casa popolare. Non era solo il fatto di dargli da mangiare o portargli la coperta, il pelo, era anche una specie di assistenza, ci faceva amicizia, ci parlava, tanto più che quando è morto la chiesa era talmente piena che tanti dovettero rimanere fuori. E tra questi io vidi Sikh, vidi musulmani, induisti, e lui parlava con tutti, faceva amicizia con tutti. Cioè non è che si fermava al fatto che tu appartieni a un altro popolo, a un'altra religione. e ecco, in lui non c'era mai divisione. Per lui ogni persona era un mondo, una persona speciale, e gli piaceva proprio entrare in contatto con la persona. Il discorso umano, il sorriso, ecco. Perché oggi viviamo in una società dove oggi sorridere, o fare un saluto a volte fa, costa fatica, soprattutto a Milano, una città dove si vive molto gli affari no? economici, perché è il centro più importante d'Italia per quello che concerne, è come un po' Barcellona in Spagna. E, e quindi la gente, super presa dal lavoro, da tante cose, sembra non accorgersi di quello che c'è intorno. C'è cioè l'indifferenza, parecchia indifferenza. E soprattutto nel quartiere dove abitavamo noi, che è un quartiere ricco dove ci sono figli di persone molto abbienti, che sono ancora più, diciamo spesso, eh, molto più, diciamo, neanche se dicono buongiorno, buonasera, cioè proprio spesso con quell'arroganza e presunzione che purtroppo c'è in un certo mondo, e soprattutto Milano, dove si vive con il mito dei soldi, il mito dei soldi della ricchezza, del potere, del successo. C'è un affanno continuo nelle scuole a chi fa più attività e poi ci sono gli psicologi che devono curare i ragazzini perché sono iperattivi e non hanno neanche un minuto per giocare. Presumo che questa cosa sia un po' tutto il mondo, ma a Milano si vive proprio questo. Naturalmente Carlo era l'opposto, perché Carlo, ecco, la messa quotidiana, ecco, poi Carlo non gli interessavano questi discorsi. Ricordo, solo per farvi capire un po' com'era Carlo, che una volta Carlo fu invitato a casa di un amico, famiglia molto conosciuta, e siccome Carlo queste cose non le vedeva, però c'era il suo, diciamo, collaboratore domestico che invece era molto, molto interessato. E allora quando lui tornò da casa a casa, gli chiese, ma com'era la casa? Com'era? Com cioè, come chissà dove era stata. Carlo, e allora Carlo rispose: ma che, come vuoi che fosse? C'era un bagno, c'era un gabinetto come tutte le case. Cioè, Carlo era così perché non gli piaceva parlare del prossimo, quella, oh, che bella cosa! Non gli interessava, lui pensava al Signore, pensava alle sue cose e vedeva gli altri per quello che realmente erano. Ecco, lui cercava il rapporto autentico con le persone, non un rapporto fittizio, un rapporto di, di compromesso. Ecco. Questo l'ha sempre avuto e testimoniato anche da, nella scuola, poi la generosità, per esempio. Ecco questo per dirvi com'era sensibile: avevamo una persona in casa che veniva a lavorare la sera perché lei faceva vari lavori, veniva a aiutare a stirare. Questa signora eh, era mauriziana, e eh, il marito l'aveva lasciata per un'altra donna e l'aveva lasciata sola con una bambina. Ecco, Carlo sapeva il dramma di questa donna, e allora cosa faceva Carlo? Quando veniva sta signora, eh, eh, poi si preoccupava che dovesse andare in giro col metrò di notte, perché Milano è un po' pericolosa eh, a certi orari, soprattutto certi quartieri di Milano sono pieni di bande di persone che si combattono, di delinquenza. Eh. E allora cosa faceva Carlo? Per farla sbrigare, questa signora, per poter andare a casa dalla figlia. L'aiutava a piegare i lenzuoli, l'aiutava a stirare, magari mentre quella rammentava, faceva queste cose. Ma quando mai un ragazzino si mette a fare queste cose? Ecco, queste sono per, per farvi capire le cose del quotidiano, no? perché è importante capire il quotidiano di Carlo. Ecco, l'aiuta Clociardo, l'aiuta i bambini più piccoli, perché la scuola obbliga a Milano a rimanere a, a scuola al pomeriggio. E allora lui aveva spesso anche questi bambini più piccoli, gli insegnava a giocare a pallone, il computer, ci perdeva tempo a farli, gli aiutava a fare i compiti. Poi i bambini oggetto di bullismo, sempre preso, sin dalla prima elementare fino al liceo, le difese di questi bambini o ragazzi presi in giro perché erano più timidi, perché avevano problemi, sempre li difendeva, li portava in giro per la scuola per fargli fare amicizia. Per cercare di aiutarli no? a uscire da questo loro um, guscio diciamo, protettivo, ecco, perché era di una sensibilità estrema. Carlo veramente appena vedeva che c'era un problema, quello diventava l'oggetto, cioè il suo amico. Non è che lui sceglieva gli amici in base a, diciamo, a delle affinità, eccetera. Lui si occupava di quelli che avevano più bisogno, bambini che magari soffrivano perché i genitori si stavano separando e allora li invitava a casa, cercava di confortarli, pregava per loro. Ecco, ma poi eh, naturalmente oltre a queste cose che sto raccontando, c'erano anche ecco ha servito nelle mense, ha fatto il catechista, l'aiuto catechista, quindi ha avuto proprio esperienza sul campo e si era reso conto proprio dell'atrocità, diceva ci sono file chilometriche per andare a un concerto rock o per andare a una partita di pallone e poi non vedo ste file davanti al tabernacolo. Quindi dove c'è Dio con la sua viva e reale presenza? Gesù ha promesso, diceva Carlo, io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine dei tempi. Come è possibile che davanti al tabernacolo non ci siano le folle? Ecco, per Carlo era incomprensibile, perché se veramente noi siamo consapevoli che nel Santissimo Sacramento c'è cioè la viva e reale presenza di Gesù, non è possibile ignorare questo. Allora vuol dire che la nostra fede ha dei problemi, perché se io sono un cattolico che sono consapevole, credo a, a quello che sono i dogmi della mia fede, quello che mi dice Gesù nel Vangelo, non è possibile non credere quello che lui ha promesso e non essere però conseguenti. Perché se so che lì c'è Dio, come è possibile che non trovo mai un secondo per andarlo a trovare? Ecco, quindi cosa ha fatto Carlo? Questa mostra sui miracoli eucaristici che è andata e sta andando in tutti i continenti, India, Giappone, Africa, perf perfino in Russia è andata. Diciamo, <ride> Stati Uniti, oltre 10.000 parrocchie, America Latina, Brasile, tutto il mondo. E continuiamo ad andare in tutto il mondo. Non so quante visite abbiamo per ogni lingua. Nel sito dei Miracoli Eucaristici parliamo di 100.000, 50.000 secondo la lingua, visita a settimana. C'è gente che scarica la mostra, gente che fa la mostra, gente che poi si fa portatrice di questa mostra. E Durante queste esposizioni di mostra ci sono conversioni, c'è gente che guarisce, abbiamo avuto delle guarigioni da tumori. Quindi, diciamo: il Signore opera i suoi miracoli attraverso chiaramente questa mostra. Signore, ci tiene molto, Carlo lo diceva, che proprio Gesù gli aveva fatto capire che ci tiene moltissimo all'Eucaristia. E la riprova di questo è il fatto che. E son tornata? Sì, adesso sì, Antonia, avanti. Sto parlando di miracoli eucaristici è andata via la conversazione. Carlo, mentre faceva la mostra di miracoli eucaristici sono andati a fuoco Cinque computer. Cinque computer. Non sto scherzando, cinque computer nuovi. Ecco, diciamo che voi legionari avete ospitato la mostra di Carlo, la prima mostra che venne fatta a Roma a Regina Postolorum, e eh, da lì è partita in tutto il mondo. È stato, sicuramente voi avete partecipato a questa diffusione della mostra. Siete anche voi Carlo, vi conosceva bene. Quella, mo, quella volta che ci fu l'esposizione della mostra a Roma. C'era il professor Linoli del famoso miracolo eucaristico di Lanciano, quello che analizzò nel Settecento d.C. dove l'ostia si trasformò in carne e pure quello che risultò essere una parte del cuore. Ecco, questi miracoli dove Gesù fa vedere che l'ostia trasformatasi in carne è una parte del cuore, il miocardio, che è quell'organo che fa pulsare il cuore. Ce ne sono stati dopo che è morto Carlo a Tixla nel 2006. In Messico, Socolca in Polonia nel 2008, 2013, Legnica. E tuttora abbiamo altri miracoli che sono in, diciamo, in, in analisi. Questi sono tutti uguali a quello che c'è stato a Lanciano nel 700 d.C., ma che fu analizzato da 500 commissioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Quello che c'è stato a Buenos Aires dove c'era Papa Francesco che chiese proprio di fare un'analisi e quest'ossia quest trasformatisi in carne fu portata perfino a New York dal professor Zugibe che era professore della Columbia University di New York che è considerato uno dei massimi esperti di, eh, di, di istologia del cuore ed era veramente eh, istopatologo e, e non sapeva che questo campione appartenesse a un'ostia, pensava che fosse, eh, diciamo, ehm, un pezzo prelevato da un cadavere e siccome pulsava, c'erano i globuli bianchi intatti, cioè era rimasto strabiliato perché credeva che fosse stato inventato il metodo per mantenere in vita i tessuti. Questo per farvi capire... Il livello di miracoli che il Signore compie per farci noi capire che lui è realmente presente nell'ostia consacrata, nel pane e nel vino consacrato. Veramente è lui mantiene la sua promessa. E Carlo questo l'aveva compreso. Diceva Carlo che noi siamo più fortunati di coloro che vissero più di duemila anni fa accanto a Gesù, eh, mentre lui era sulla terra, no? Perché queste persone per vedere Gesù dovevano fare chilometri. Gesù spesso era contorniato da folle, eh, non era facile avvicinarsi. No? Pensiamo a Zaccheo che sale sull'albero per vedere Gesù. No, noi siamo più fortunati, diceva Carlo, perché basta scendere nella chiesa sotto casa più vicina e abbiamo Gerusalemme sotto casa. Ora, Papa Francesco non è a caso che ha detto di Carlo, l'ha chiamato influencer di Dio. Nella Christus Vivit ha, ha fatto tre capitoli in cui ha citato Carlo come esempio per tutti i ragazzi del mondo per come ha saputo usare le moderne tecnologie, ma per fare che cosa? Per annunziare che cosa? Quello che lui aveva nel cuore, non se stesso, perché tempo fa fu intervistato a una nota a trasmissione italiana, eh, come si chiama? Una... Forse di Bruno Vespa, ecco. E prima di Carlo si parlava di un ragazzo che aveva due lauree, tre lauree, o quanto sono bravo o quanto sono così, no? Poi c'era me che poi mi hanno messo poi. E naturalmente mi faceva un po' ridere questo perché questo veniva a autocelebrarsi. Carlo invece diceva: non io ma Dio, non l'amor proprio, ma la guerra di Dio. La tristezza, lo sguardo rivolto verso se stessi, la felicità, lo sguardo rivolto verso Dio. E questo per farvi capire. Com'era Carlo? Quindi Carlo cosa annunciava? Non annunciava se stesso, non, annunciava, non usava questi mezzi perché doveva diventare miliardario, doveva fare la start up, doveva fare l'Apple, doveva fare tutte queste cose. Lo faceva per cosa? Per annunciare Cristo, perché la cosa più importante è Dio nella nostra vita, mettere Dio al primo posto. Tutto il resto è vanità. Tutto il resto non serve serve nel senso che deve servire allo scopo principale che è quello di mettere Dio al primo posto. E naturalmente, se non si mette Dio, si mette Mammona. E se si dà questa forza al diavolo, come adesso in questo momento, perché se noi vediamo le guerre che conseguenza dell'odio e l'ambizione. E l'odio e l'ambizione sono fomentati da che cosa? Sono fomentati quando noi diamo attraverso il peccato, il potere a questi demoni che ci circondano, fidatevi che ci sono, e questi demoni acquisiscono sempre più forza. E ovviamente poi succede che vengono questi personaggi, vengono queste situazioni, diciamo, eh, diciamo, da anticristiche, come questo Putin, come ci sono stati nel passato. Ovviamente questo perché? Perché Dio lo si è relegato all'ultimo posto, perché Dio non è più al centro e quindi siamo noi stessi che purtroppo la nostra vita, le nostre azioni e poi quando questi demoni hanno questo potere fidatevi che è così, poi purtroppo il mondo eh, si sgretola, il mondo poi viene diciamo purtroppo flagellato da queste situazioni, ma noi sappiamo che la preghiera è forte, sappiamo che il Signore ci aiuta, però certamente l'allontanamento da Dio provoca grossi problemi. Provoca provoca esaurimenti nervosi, provoca tante cose che poi nella nostra vita eh, sono proprio segni perché noi siamo fatti per Dio e quindi quando noi togliamo Dio dalla nostra vita, certamente eh, questo eh, si vede, si vede nel concreto. E quindi le nevrosi, gli esaurimenti nervosi, i problemi, l'infelicità. Ecco perché Carlo diceva la tristezza, lo sguardo rivolto verso se stessi, la felicità, lo sguardo rivolto verso Dio. E allora voglio dire che Carlo aveva veramente messo Cristo al centro: ecco la straordinarietà. Ma siccome tutti noi siamo chiamati a essere santi, perché lo dice Gesù, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che nei cieli. Lo dice che cosa? Lo dice l'Antico Testamento, il Libro del Levitico, ci, dove Dio dice: Siate santi perché io, il Signore Dio vostro, sono santo. La santità è qualcosa che ci appartiene, ma noi dobbiamo potenzialmente, siamo tutti santi, ma dobbiamo metterla in atto. E come si mette in atto? Fondamentalmente. Si mette in atto nel momento in cui noi mettiamo Dio al primo posto, amare Dio sopra ogni cosa e il prossimo con noi stessi. Dio ci ha dato dei mezzi straordinari, la Santissima Trinità ha scelto, e queste sono parole di Carlo, che cosa? Ha scelto i sacramenti, che sono i mezzi attraverso i quali ci dona la grazia, quella grazia santificante che ci aiuta nel cammino della vita per raggiungere la nostra meta, come diceva Carlo, che è l'infinito, non il finito. Per, diciamo, diceva Carlo che il nostro cognome è infinito, il nostro nome è infinito, da sempre siamo attesi in cielo. Ecco, cos'è la cosa che più brutta che ci può capitare? E la cosa più brutta è essere non in comunione, non pronti per il momento in cui il Signore ci chiama, non sappiamo perché il Signore Carlo se l'è portato via in sei giorni. Ecco, ognuno di noi non sa quando morirà, però bisogna essere sempre pronti, come il famoso Domenico Savio che era un bambino santo salesiano, il quale gli chiesero, ma cosa faresti Domenico se ti dicessero che tra cinque minuti muori? E lui rispose, farai esattamente quello che sto facendo adesso. Perché chiaramente chi è in pace con Dio, chi è in pace con se stesso, non è che ha paura della morte. La morte è un passaggio, come diceva Carlo. Da bruchi diventiamo farfalle. Quindi la morte non ci deve spaventare. Quello che ci deve spaventare è il peccato, la lontananza da Dio. E purtroppo questo avviene e poi si dà, siccome come diceva San Paolo, la lotta è tra le potenze, i principati e le potestà, cioè che vuol dire? C'è una lotta angelica perché ci sono gli angeli e ci sono i demoni. Quindi noi siamo purtroppo spesso, non riusciamo a vedere, noi non vediamo queste cose, ma ci sono intorno a noi. E purtroppo quando poi l'uomo si allontana sempre più da Dio, pecca, più uno pecca. E più naturalmente questi demoni acquisiscono forza, forza nel mondo, forza nell'umanità. Ecco. Quindi è per questo che bisogna sempre essere vicini a Dio. Dio ci aiuta, combatte con noi, ma noi ci dobbiamo rivolgere a Dio. Non è che noi ci autosantifichiamo da soli facendo lo yoga o la meditazione trascendentale. Chi ci santifica è solo Gesù, perché è Gesù il guaritore delle nostre anime, il nostro creatore. Ecco, è lui la nostra salvezza. Quindi, solo per diciamo, concludere questa prima domanda, una vita di un ragazzo che Carlo ha vissuto in modo semplice, facendo quello che fate voi, che fanno tutti i giovani, per esempio i videogiochi, che sono uno strumento oggi abbastanza pericoloso per i giovani, perché spesso i ragazzini stanno le ore davanti a questi videogiochi. Carlo Gli fu regalata una PlayStation Natale di quando aveva otto anni. Gli piaceva, non posso dire di no, perché c'era un gioco Super Mario, c'era la, la corsa delle macchine che lui si divertiva. Però, cosa ha detto da solo? Io con questo gioco ci gioco massimo un'ora a settimana perché non voglio essere schiavo di questo gioco. Si era accorto che c'erano persone che passavano ore, 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 avevano lo sguardo spento. Poi aveva letto che nelle cliniche americane finivano un sacco di ragazzini in queste cliniche per disintossicarsi. Da solo, ecco la virtù della temperanza, perché è una virtù la temperanza, no? Ecco, da solo si era imposto. O per esempio all'inizio c'era un periodo che lui era un po' golosetto, ecco da solo, si era pure un po' ingrassato verso i dieci anni, molti bambini maschi soprattutto sì, però da solo si era imposto che lui non mangiava fuori pasto e che eh, diciamo prendeva sempre le quantità la metà di quello che lui voleva mangiare perché ecco e questo facendo da solo questo lui è dimagrito, si è regolato, ecco, vede Carlo per esempio all'inizio era un po' chiacchierone in classe perché era molto esuberante, gioioso, sempre allegro e però si era accorto che un pochino magari disturbava e allora si era mortificato, no? allora si era imposto e poi piano piano, diciamo, Diciamo, piano piano era riuscito a comportarsi perfettamente in classe. Ecco. E naturalmente questo grazie alla sua forza di volontà, il volersi imporre, il voler migliorare, il voler piacere a Dio. Ecco. Quindi Carlo aveva un diario in cui si scriveva tutte le sere e diciamo, faceva l'esame di coscienza. E poi ogni tanto scriveva questo diario, ma non era un diario tipo di sfogo, era un diario in cui diceva come mi sono comportato oggi con i miei professori. Voto come mi sono comportato con i miei amici? Sono stato un amico fedele, ho fatto il bene che potevo fare, ho omesso di fare invece, magari mi sono distratto nella preghiera, come sono? Ecco, lui ci dava i voti e, e sulla base di questi voti del diario, poi lui cercava di migliorarsi, confessione tutte le settimane. Ecco, quindi Carlo aveva, ha combattuto, come combattiamo tutti noi, cristiani, ha vinto la sua battaglia. E naturalmente era pronto quando il Signore l'ha chiamato. Tenete presente che Carlo si era autopredetto la morte tre mesi prima di morire con un video che è oggetto di un documentario del, docu del Vaticano. Poi quando era piccolo diceva sempre che sarebbe morto perché una vena gli si sarebbe rotta nel cervello. Infatti è morto di emorragia cerebrale causata dalla, dalla leucemia. Ecco, chi lo sa, sono quelle cose misteriose però certamente nella vita di Carlo queste cose un po ci sono state un po' particolari, ma poche, non è che Carlo ci aveva le estasi, le stimmate, queste cose qui, no, però Carlo ha vissuto, ecco, io quando ho cominciato il mio percorso di conversione sono andata da un sacerdote di Bologna perché mi era contemporaneamente morto mio padre, Carlo aveva circa quattro anni e io mi ero resa conto che sto bambino era così speciale, così mi faceva domande molto profonde. Io, siccome ci tenevo molto alla cultura, dicevo, ma io sono ignorante, non so niente di fede, <ride> che, che, che esempio do a mio figlio? Era entrato un po' in crisi. Poi morì improvvisamente mio padre a 57 anni e allora questo fatto mi, mi creò quel, diciamo, quel, quell'atmosfera giusta per iniziare un cammino no? di conversione. Siccome avevo una signora di conoscenza molto pia, molto religiosa, che mi disse: Così una volta in una conversazione che avemmo, mi diceva: 'Ma perché non vai a trovare quel prete così famoso, così bravo, che lo chiamano il padre Pio di Bologna?' Io ho mai sentito dei preti. Ehm, e, e, e siccome mi capitò di andare a Bologna per lavoro, avevo un po' di tempo, chiamai questo sacerdote, aveva molti anni di più di me, eh, era anziano ecco molto, insomma quegli uomini saggi e io lo andrei a trovare e mh, mi ricevette subito subito mi disse che Carlo era un bambino speciale che aveva una missione speciale per la chiesa mi disse delle cose incredibili che poi si sono verificate poi mi confessò e mi disse tutti i miei peccati io ero sconvolta perché dico questo come fa a sapere le cose che ho fatto le cose che cioè ero veramente eh, diciamo incredibile, cioè uno che ti dice le cose, cioè tutto quello del tuo passato, la tua infanzia, le tue cose. Dico, ma come è possibile? Allora da lì è iniziato la mia, diciamo, il mio cammino, no? poi mi consigliò di fare degli studi di teologia a tempo perso perché io pure lavoravo, però io potevo gestirmi bene il tempo, ogni tanto eh, ho fatto parecchi esami, non ho preso la laurea, il baccalaureato, ma Tanto non è che mi serviva, eh? però mi serviva a me per la mia crescita. E, e piano piano è iniziato questo cammino, che come dicevo, finiremo in Purgatorio perché santi non si è ancora, ma ci si prova eh, almeno a, a fare uno sforzo. E diciamo che da lì è iniziato il mio cammino. Ma io dico sempre che Carlo è stato il mio salvatore, perché è l'esempio di Carlo, le cose che Carlo diceva sull'Eucaristia, le cose che diceva su Gesù il suo esempio vivo di, di fede, no? la fede forte che poi era contagiosa perché il suo domestico era di religione hindù, di cassa sacerdotale bramino e sto ragazzino lo vedeva così, pure lui si, accor si era accorto che era speciale. Dice ma come che sto ragazzino, ma cosa dice di Gesù? Eh, si era talmente infervorato che alla fine ha voluto pure lui diventare cattolico, perché quando una persona porta Gesù nel cuore diventa contagiosa, diventa una persona, un testimone, ecco essere come dice Papa Francesco che c'è bisogno di testimoni perché non passano le parole, ci vuole la testimonianza di vita e la testimonianza di vita può essere di chiunque, anche di un ragazzino banale, ragazzino di Milano, sconosciuto perché fino allora era sconosciuto che però ha saputo fare cose grandi perché? Perché si è messa all'ascolto di Gesù e ha saputo diciamo intercettare quello che era il progetto che Gesù aveva su di lui per ognuno di noi è un progetto unico e ripetibile Dio l'importante è intercettare questo progetto perché allora lì saremo come diceva Carlo degli originali no? Carlo diceva tutti nasciamo originali ma molti muoiono fotocopie per essere veramente originali bisogna intercettare quel, quel progetto speciale Unico, irripetibile, che Dio ha per ognuno di noi. Per fare questo c'è bisogno di una vita di preghiera, una vita vicina accanto a Cristo, perché così riusciremo a essere docili alle emozioni dello Spirito Santo e lo Spirito Santo ci guiderà verso questo cammino. Perché noi abbiamo bisogno di ascoltare quello che Dio ci dice, ma se non ci fermiamo mai, non preghiamo, non ci nutriamo di quelli che sono i mezzi che Dio ha ci ha dato come l'Eucaristia, che è il mezzo che lui ha scelto per nutrire la nostra anima, il nostro cammino, la nostra capacità di amore. Come diceva Carlo, nell'Eucaristia c'è la viva presenza di, la viva, reale presenza di Gesù. E chi è Gesù? Chi è, chi è? che è Dio? No? È amore, ce lo dice l'Apostolo Giovanni. Quando io mangio l'Eucaristia, mangio che cosa? Mangio l'amore, la fonte dell'amore. E il Signore mi aiuta a crescere in questa capacità di amare Dio e amare il prossimo, che è il segreto della santità, perché quella è la santità. E allora l'Eucaristia, eh, io mangio l'amore quando mangio l'Eucaristia, ma la fonte dell'amore. Ecco perché è così importante l'Eucaristia: perché ci trasfigura, ci trasforma, ci rende persone sempre più, più simili a quello che è il progetto. Diciamo che, che Dio, noi si, dobbiamo diventare quello che nella mente di Dio già siamo, perché Lui già sa come dovremmo essere, ma realizzarlo sta la nostra libera volontà ed è difficile. Ma il Signore ci aiuta, ci dà i mezzi, ci sostiene e la Chiesa è un mezzo di salvezza. È un, è, 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 è la, è, attraverso la Chiesa il Signore ci dona la grazia. Quindi non va, diciamo, noi non dobbiamo fermarci. Carlo diceva che criticare la Chiesa. Significa criticare se stessi perché noi tutti siamo chiesa, non è che solo il prete, la suora, no, tutti noi e quando quello dico guarda sto prete non fa niente e tu che stai facendo per annunciare Cristo nel mondo? Cosa fai tu? Cosa stai facendo? Ecco perché è facile criticare però poi alla fine eh, il problema riguarda tutti noi, non riguarda solo i preti e le suore, eh, se no è troppo facile perché oggi tutti siamo chiamati a essere evangelizzatori, il sale della terra, la luce del mondo. Quindi Carlo ha saputo essere sale della terra, luce del mondo, ha saputo veramente portare Cristo, rompere certi schemi, nella sua semplicità, nella sua, diciamo, aveva questo rapporto speciale con l'angelo custode, la deorazione eucaristica quotidiana, importantissima, importantissima perché è come stare di fronte a un sole, come diceva Carlo, di fronte al sole ci si abbronza, di fronte a Gesù e a si diventa santi. Il Signore è come se stessimo di fronte al sole che ci illumina con i suoi raggi e, e ci fa vedere tutto quel polviscolo come quando entra un raggio in una, una, una camera buia e si vede quel polviscolo, altrimenti non vedremmo noi a occhi nudi, ma quel raggio ci fa vedere, no? perché c'è proprio un fatto chimico, fisico. ecco, Quindi la luce si rifrange e si vede tutta quella polvere. E quella è quella che abbiamo nel cuore, che dobbiamo purificare, e il Signore ci aiuta attraverso l'Eucaristia a purificarci, a trasfigurarci, a capire quello che dobbiamo cambiare. Piano piano ci guida, perché purtroppo la ferita del peccato originale ce l'abbiamo tutti, perché ognuno di noi ce l'ha. E quindi. Là sta la santità vincere quella, quella purtroppo quella ferita che ci lascia delle mancanze quella propensione al male però noi possiamo vincere perché Dio ci ha dato i mezzi ha vinto la morte e sappiamo che lui è risorto quindi lui ci dice voi ce la potete fare i santi sono degli esempi ecco e tutti noi siamo chiamati a fare questo e ci sono tanti santi proprio per farci vedere per non farci scoraggiare no? C'è anche il santo che pela le patate, c'è il santo che magari... Eh, che, che, cioè, non è che è detto che bisogna fare grandi cose. ecco. Per tornare al discorso dell'adorazione eucaristica, poi mi fermo, poi mi fate le domande, perché è importante che vi dico pure questo. Cosa diceva Carlo? Diceva Carlo poi che noi siamo come Mosè di fronte a rovete Ardente quando facciamo l'adorazione eucaristica cosa succedeva a mosè si illuminava tutto no e per lui era di fronte a dio non lo vedeva però c'era la presenza di dio no questo fuoco ecco questo è quello che avviene anche a noi quando facciamo l'adorazione eucaristica perché siamo di fronte a dio e non ce ne accorgiamo ma veramente è come se ci trasfigurassimo veramente il signore ci trasforma ogni comunione diceva carlo che facciamo non siamo più gli stessi certo è chiaro che se io sono in malafede il signore lo sa però sappiamo che il sacramento dell'Eucaristia agisce ex oper operato, ex oper operantis, ossia indipendentemente dalla nostra santità, indipendentemente dalla nostra, dal sacerdote, perché il sacerdote che celebra non deve essere necessariamente un santo, eh? non tutti i sacerdoti sono così santi, c'è cioè chi è di più, chi è di meno. Santo è per l'ordinazione, ma magari non è così virtuoso, e allora però io so che là il sacramento è valido, lo stesso, anche che il, sacra, che, il, che il sacerdote non avesse la intenzione durante la messa di transustanziare perché non avesse la retta intenzione, supplisce la Chiesa, la Chiesa supplisce e il sacramento è veramente valido. E comunque io, quando faccio la comunione, veramente il Signore opera sempre qualcosa di speciale. È chiaro che, come diceva Carlo, se io vado a una fonte d'acqua in mezzo a un deserto. Sono assetato, sto morendo, finalmente vedo una fonte d'acqua, ma dentro la mia tasca c'ho solamente un bicchierino piccolo così, prenderò poca acqua. Se poi invece ho un grosso recipiente ne prenderò tanti. Quello sta a indicare come noi andiamo a fare la comunione. E quello sta a noi, alla nostra libera volontà, suscitare dei sentimenti che non devono essere fervorini, ma devono essere proprio sentimenti di fede, perché quello è quello che vuole il Signore. Sapere chi si va a ricevere veramente, ecco. E quindi penso che, e poi soprattutto l'adorazione eucaristica ci invita proprio a fare che cosa? A fare una riparazione. Perché a Fatima la Madonna è apparsa, e prima di apparire nel 1917, ai tre pastorelli ha inviato l'angelo della pace, l'angelo del Portogallo, che poi si direbbe che sarebbe forse San Michele, no? Che ha dato la comunione ai bambini e ha chiesto riparazioni contro gli oltraggi, i sacrileggi e le indifferenze verso il Santissimo Sacramento. Cosa ha detto ai pastorelli? Prostratevi a terra. Non è che ha detto state in piedi perché Gesù è risorto. No, Adesso c'è la nuova tendenza alla page dei teologi di dire di rimanere in piedi perché Gesù è risorto. No, non ha detto quello l'angelo, ha detto prostratevi. E poi cosa ha detto l'angelo? Ha detto Santissima, di fare questa preghiera, Santissima Trinità, Padre, Figlio, Spirito Santo, vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con quegli stessi offeso. Ecco quindi ha chiesto questa preghiera, non è che ha chiesto chissà cosa. Quindi l'adorazione eucaristica è importantissima. E bisognerebbe farla, farla e farla. E poi il Signore e Carlo la faceva e lo offriva sia per le anime del purgatorio, perché sapete che oltre mezz'ora di adorazione eucaristica, mezz'ora si lucra l'indulgenza plenaria. E l'indulgenza si può applicare ai defunti, si può aiutare con la nostra preghiera la cosiddetta Chiesa Purgante, cioè la Chiesa che è in purgatorio, quelli che hanno bisogno delle nostre preghiere e anche noi stessi e si può intercedere. Carlo in vita ha ottenuto tante grazie, tanti miracoli, cioè persone che avevano perso il lavoro, persone che avevano delle malattie, persone lontane dalla fede che avevano bisogno di, di persone che intercedessero. E Carlo lo faceva. E poi Carlo, questo come ultima cosa, siccome era molto devoto di Fatima, ha avuto tanti segni da Fatima, anche dai pastorelli, da Giacinta, no? sull'inferno che gli ha detto che non esistono parole umane per descrivere l'orrore dell'inferno. Carlo aveva molto a cuore quello che la Madonna aveva detto, soprattutto la frase del 19 agosto del 1917, quando apparve ai Pastorelli, in cui disse che molte anime vanno all'inferno, poiché non vi è chi prega e si sacrifica per loro. E quindi per Carlo questo è diventato veramente una specie di... Dogma nella sua vita, cioè lui diceva: Mamma, io non faccio abbastanza, non prego abbastanza, dovrei fare di più perché lui si rendeva conto che il mondo aveva bisogno di preghiera, di mediazione, di intercessori. Ecco, e lui cercava veramente attraverso queste preghiere, l'adorazione eucaristica, la preghiera che lui faceva, di intercedere per tutte le situazioni brutte che vedeva, per le persone lontane dalla fede. Perché si rendeva conto della gravità di una vita lontana da Dio. Ecco, Carlo l'ha sempre avuto molto ben presente questo. E quindi chiaramente eh, la sua chievita l'ha impostata in questa chiave di eternità. Lui aveva ben presente le realtà ultime, non era per lui un fatto così, tanto per dire. Eh, uno si parla, oggi parliamo dell'inferno come se fosse acqua fresca, ma vi rendete conto? Carlo faceva la meditazione per sempre per sempre, per sempre, di pensare all'infinità della vita eterna. Eh, dice, ma vi rendete conto, ci rendiamo conto cosa vuol dire l'inferno? Cioè, non ci rendiamo conto. Per sempre, per sempre, per sempre, per sempre. Cioè, finiremo mai di meditare. Cioè, eh, bisogna pensare a queste cose. Non si può vivere come se pensassimo che la vita è sempre così, va avanti all'infinito. Eh, sappiamo che prima o poi finirà. E dobbiamo prepararci a questo incontro, no? Quindi non dobbiamo, come diceva Carlo, sciupare il tempo in cose che non piacciono a Dio, perché il tempo è prezioso, è una creatura di Dio, è stato creato da Dio e Gesù, nei suoi 33 anni, come diceva Carlo, di vita, ha santificato il tempo, ci ha mostrato come ogni secondo della vita di Gesù è stata una glorificazione di Dio. E lui ci dice, io ho fatto così e ci dice come fare anche noi. E quindi chiaramente il tempo non va sciupato non va sprecato, perché il tempo poi passa, purtroppo. E non ci rendiamo conto che la vita è un dono, perché è un dono perché Dio ce la dà, perché ci, ci, ci dà la possibilità di crescere in questo amore per Dio, amore per il prossimo, per poter essere poi pronti per andare dritti in paradiso, se possibile. E poi avere anche un grado di vicinanza a Dio alto, perché quello che facciamo qui è quello che ci ritroveremo lì, purtroppo. E quindi i giochi si fanno qui sulla terra. Non è che poi, poi dopo, possiamo rimediare. Quindi, perché sciupare così la vita, che è un dono enorme? Bene, non so se ci sono altre domande. Buonasera, signora Antonio. La seconda domanda è questa, come si è trasformata la fede della famiglia negli anni in cui c'era Carlo e anche dopo? Beh, io penso di aver risposto già alla questione perché vi ho detto che ovviamente Carlo era contagioso e quindi ha contagiato la madre, ha contagiato la nonna, ha contagiato il padre, il domestico, la domestica, cioè Carlo era, mh, sicuramente non lasciava indifferenti stare vicino a Carlo. E, e quindi chiaramente eh, la mia vita, personalmente, ve l'ho detto, io sono cominciato un grosso un cammino. Eh, eh, di, ho capito attraverso Carlo che eh, io ero un po' protestante di mentalità. Ecco perché insisto sull'Eucaristia. Pensavo che nel pane e nel vino consacrato fosse un fatto simbolico. Non ero manco come Lutero, perché Lutero crede alla consustanzazione, no? Oppure come Zwingli o Calvino, che hanno comunque il simbolo: questo è il simbolo di Gesù di, del mio corpo, questo significa il mio corpo. Non, non avevo neanche questo, quindi ero proprio totalmente una tragedia, perché pensavo che fosse un semplice pezzo di pane. Ecco. Quindi come, come mi ha sconvolto la vita mia? Certamente la realizzazione che, che, ne, che nei sacramenti c'è veramente l'azione di grazia, che sono le cose più soprannaturali della terra. Veramente lì il Signore ci dona la grazia. È lì che io ho avuto il grande cambiamento della mia vita, perché è lì che io ho compreso, il Signore mi ha dato una luce speciale per comprendere interiormente questa cosa. E questa cosa ovviamente mi ha cambiato molto e sicuramente questo è anche eh, grazie a Carlo, perché Carlo è stato un esempio di come ha vissuto questa vita di unione con Gesù e Eucaristia, perché veramente Carlo era eh, eh, straordinario in questo, devo dire, perché veramente aveva una, un amore per l'Eucaristia. Guardate questa mostra che ha fatto, questa perché l'ha fatta, secondo voi, ha passato notti l'estate intere invece di vedere di giocare con i bambini invece di ecco a fare questa mostra con la nonna che si arrabbiava perché mia madre quando andavamo in vacanza c'era spesso mia madre con noi e mia madre dormiva con carla in camera e gli diceva carlo ma la vuoi smettere ma vuoi far fare queste cose ai preti perché le fai tu così diceva mia madre e si arrabbiava mia madre gli diceva Ma perché sto ragazzino deve stare tutte queste ore e poi Carlo cosa ha fatto? Qualcosa che adesso sta portando tanto frutto. Ma perché lo faceva? Perché aveva uno zelo apostolico enorme, un amore per il Signore grandissimo. Lui non voleva che le anime si perdessero, lui ci credeva veramente all'inferno, non era per lui un fatto così. Lui lo sapeva il rischio di dannazione che ci sono per gli uomini, aveva capito perfettamente. Quindi voleva finché era in vita fare cose per aiutare la fede delle persone per aiutare a crescere le persone nella fede e quindi Carlo ovviamente poi si è speso per tante altre persone non solo per me per mio marito poi pure mio marito ha fatto il suo percorso da una fede tiepida è passata una fede diversa matura ma spesso la fede ci viene, ci viene non la ereditiamo dai nostri genitori ma la viviamo come qualcosa di passivo quindi a volte noi non un, cioè deve scattare quella molla perché se no noi siamo sì siamo cattolico ma cattolico in che senso sono cristiano ma come è cristiano di nome ma non di fatto purtroppo deve scattare quella cosa della conversione no Questa, diciamo questo, questo passaggio perché se no anche che il cristiano magari viene portato in chiesa dai genitori non si rende conto ecco ci sono tante persone che vanno in chiesa ma non sanno manco cioè. Non gli importa, cioè, no, pensano al chewing io quanti ragazzini che vedo che vanno in chiesa, prendono la gomma del chewing gum, come si chiama quello che si mastica, e poi lo mettono sotto il banco, vanno a fare la comunione, poi tornano. Eh, ma sapete quante ne ho viste di queste cose? Che vuol dire? Che non c'è una consapevolezza. Poi dopo fatta la comunione, camano, si mettono col cellulare, si mettono a ridere. Ma che vuol dire quello? Vuol dire che non c'è consapevolezza. Ecco perché... Bisogna essere veramente capire che, eh, che, che anche pur essendo stati battezzati c'è da fare questo sforzo di cambiamento, eh, c'è da guadagnarsi queste virtù eroiche. Le virtù sono sette, ma la scuola dominicana ne suddivide 200, ma sono sette le principali, fede, speranza, carità, prudenza, giustizia, fortezza, temperanza. La carità, dice San Paolo, è la più importante perché è quella che rimarrà dopo la morte. Quello sarà il nostro tesoro. Quanto avremo amato Dio al prossimo. Però anche la fede è importantissima, perché senza la fede è la carità. Perché la carità è quella che la fede ci spinge, no? ci, ci muove. ecco e, e perché la Chiesa dichiara qualcuno santo? Per quale motivo? Non perché ha le stimate, ha le visioni, ha le apparizioni o fa i miracoli. No. Quelli sono grazie gratis date, cioè grazie date gratuitamente da Dio, ma di cui non si ha nessun merito perché l'opera lo Dio. Per assurdo potrebbe averle anche uno che è un po' peccatore: ci sono episodi nella Bibbia. No, il motivo per cui la Chiesa dichiara qualcuno santo è perché ha vissuto erogamente le sette virtù cristiane. E la virtù, che cos'è? Un'attitudine stabile della volontà al bene. Cosa vuol dire, in sintesi? Vuol dire non fare più peccati veniali, perché il peccato veniale è un grosso problema, perché ci impedisce quel salto di qualità, di santificazione, che ci impedisce purtroppo di raggiungere quelle vette che Dio ci chiama, cui Dio ci chiama. Se io ho il vizio di dire le parolacce, per esempio, eh, per, per diciamo, combattere questo vizio, ci vorrà una forza di volontà enorme. Dovrò mettermi proprio perché se io sono abituata a dire parolacce continuamente, pensate che fatica all'inizio. Però se io combatto è là sarà il mio merito. E poi quando raggiungerò questo, questo livello in cui non dico più parolacce, è chiaro che sono cresciuto spiritualmente, sono più forte. È la lotta che vuole il Signore, quella lotta, quel combattimento. Ci dà i sacramenti per aiutarci, la preghiera. La, la sua parola, che poi è una parola che scava, trasforma, perché anche la parola di Dio ci purifica, perché non è una parola così. E pensate che gli esorcismi li fanno come attraverso le parole della Bibbia. E quando, per esempio, il, il sacerdote transustanzia il pane, il pane e il vino, che diventano il suo il corpo e il sangue di Cristo, utilizza le parole della Bibbia. Quindi la parola ha una forza enorme, bisogna leggerla, meditarla, come faceva Carlo. Non si può non conoscere l'amato. E quindi attraverso la, la scrittura il Signore ci aiuta, anche la liturgia, pregare i salmi, pregare queste belle cose che la Chiesa ci dà. Ecco, però, diciamo, tu mi hai fatto una domanda specifica, io ho fatto una piccola digressione. Però, ecco, anche la confessione, mi raccomando, Carlo si confessava tutte le settimane. Eh. Tutte le settimane, soprattutto diceva che la nostra anima è come una mongolfiera, sapete che la mongolfiera per salire in alto si accende il fuoco? E diceva che quel fuoco è paragonabile per noi come quando ci confessiamo. Allora sta mongolfiera comincia a salire, ma poi cosa succede? Che a un certo punto si ferma, e quello succede anche a noi, e che diceva Carlo? si devono buttare dei piccoli pesi, così la mongolfiera continua a salire. I piccoli pesi, cosa sono? I peccati veniali. Perché se no, è come se noi, perché ci sono tanti, noi vediamo tanti, no? Cattolici, cristiani, laici e religiosi, mediocri, sempre allo stesso punto, che non, che non progrediscono nel cammino di santità. Perché? Perché purtroppo non c'è questa lotta a modificarsi, a cambiare, capite? Non c'è questo combattimento spirituale per vincere questi peccatucci, queste cose. E queste cose sono importanti. Ecco che la vita è un dono, perché la vita se è lunga ci dà il Signore i tempi supplementari, ma se poi è corta, eh, cioè se non facciamo quello sforzo. Io che sono la mamma di Carlo... Sapeste quanta gente mi chiama con tumori, improvvisamente muore, quello si suicida, quella, cioè io, centinaia da tutto il mondo. Problemi improvvisi, cose, cioè la vita è un dono, la vita è, però bisogna capire che siamo qui passeggeri, non siamo permanenti, siamo pellegrini, non siamo. Permanenti in questo mondo e dobbiamo vivere con questo, diciamo, sguardo verso l'aldilà, non verso l'aldiquà. Diceva Carlo che la conversione non è altro che lo spostare lo sguardo dal basso verso l'alto, basta un semplice movimento degli occhi. Lo diceva in modo ironico, ma era per dire che se io guardo sempre solo le cose della terra e non guardo mai il cielo, e, e la mia vita è come se fosse qui. E purtroppo il mondo ci attira, ma se noi non pensiamo mai al Signore, non preghiamo, non, non ci occupiamo anche di, di, di crescere nell'amore del prossimo. La nostra vita diventa una vita come una, quasi vegetativa, purtroppo. E quindi veramente bisogna fare uno sforzo, un grande sforzo. Bene, se avete altre domande. Buonasera. Allora, Carlo, che rapporto aveva con i Santi, e c'è un santo a cui era particolarmente devoto. Sì, diciamo che il santo suo, per, eh, a parte la Madonna, che ovviamente per lui era la stella, no? Ecco. La, 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 la donna amata, perché Carlo diceva che l'unica donna della sua vita era la Madonna, e, e il Rosario era l'incontro più galante della sua giornata. Carlo aveva questo, questa devozione speciale per San Francesco perché San Francesco diceva perché San Francesco sapete che era un'anima eucaristica straordinaria no e, e San Francesco era un alter Christus è stato veramente l'umiltà di Francesco lo attirava tantissimo perché perché Francesco diceva, diceva Carlo no che eh, che l'umiltà è la virtù che ha inventato chi Gesù, perché è solo Gesù che, che parla di umiltà, nelle altre religioni non c'è questa umiltà, è una virtù nostra. E che cos'era l'umiltà di Gesù? Diceva Carlo che eh, il Signore sì è nato in una mangiatoia per carità, dicono che era molto, ma quello non è l'umiltà di Gesù, non è quello è banale, riduttivo l'umiltà di Gesù diceva Carlo è che lui dalla sua condizione di infinito è passata a una condizione di finito ha attraversato quel tunnel massacrante che si chiama incarnazione e il primo tabernacolo ideale è stato quello della Madonna, no? Perché la Madonna è stata la prima, no? Dove c'è stata la prima incarnazione. E diceva Carlo che il Cristo Gesù appunto, come l'inno cristologico, no? L'umiltà di Gesù, no? questo abbassarsi, questo farsi nostro cibo. Ma pensate un po' a Dio che, che si fa nostro cibo e bevanda. Cioè pensate che questo abbassamento incredibile che Dio ha fatto, no? Cristo Gesù, pur essendo di, di natura divina, non considerò un tesoro geloso, la sua uguaglianza con Dio, ma umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla porta e alla morte in croce. Pensate un po' alle parole del, dei filippesi, no? Eh? E che cosa ha fatto Gesù? Eh, diceva Carlo che noi ogni volta che facciamo la, la comunione avviene questa incarnazione, la seconda incarnazione. Ecco. E cosa fa Gesù? Ci aiuta a essere umili, perché l'altra faccia della carità è l'umiltà. Non io, ma Dio, non l'amor proprio, ma la gloria di Dio. Cioè ci aiuta a capire che tutto ciò che c'è di bene in noi viene da Dio, tutto ciò che c'è di male viene da noi stessi. Questo è il grosso passo da capire per cominciare a fare un convino di conversione. E eh, chiaramente eh, Francesco d'Assisi è stato un maestro di umiltà, un maestro di abbassamento, è colui che eh, più di tutti, penso che, non, diceva Santa Margherita Maria Lacocque, che è una santa del, quella del Sacro Cuore, la devozione al Sacro Cuore, che è il santo che ha più amato Gesù, così gli ha rivelato Gesù. È stato eh, San Francesco, eh, San Francesco veramente speciale. Poi un'anima equaristica Francesco partecipava a due messe al giorno, non è mai stato sacerdote perché si riteneva indegno, ma veramente era straordinario. No? Il, le parole di Francesco nelle Ammonizioni, quando dice ehm, così: egli ogni giorno egli si umilia, come quando dalle dalla sede regale discende nelle, nelle mani del sacerdote, ecco. Cioè, fa tutti dei, degli scritti meravigliosi, andatevene a leggere. San Francesco, quindi, per Carlo, era veramente un esempio. Poi c'era Sant'Antonio, che è stato un discepolo di San Francesco, Sant'Antonio da Padova, il grande amore per Gesù, l'infanzia di Gesù, la sua purezza, ecco, grande tamo turco, e aveva questi due, diciamo, santi. E poi c'era la Gemma Galgani. Chiara d'Assisi pure, ma ovviamente in virtù di Francesco, ma però lui aveva un rapporto bello con i monaci di clausura, le monache di clausura, le clarisse, sempre chiedeva preghiere perché si rendeva conto che sono i parafulmini del mondo. e La preghiera di una claustrale o di un monaco di clausura può cambiare il tuo destino. Io ho visto persone con situazioni terribili che ho affidato alle preghiere di queste persone, ma anche Carlo l'ha fatto. Cambiare le situazioni, perché la preghiera è potentissima, ecco, e quindi bisogna attingere a queste ricchezze che abbiamo nella Chiesa. I monaci, le monache dicono, voi avete in Spagna Miraflores, no? C'avete quella bella eh, dov'è che sta? Burgos, Quelli, i certosini, ci avete poi parecchi monasteri di clausura. Eh, approfittate e chiedete preghiere. Quindi per, per, per dire ecco, quindi questi poi c'era Santa Gemma Galgani. Soprattutto perché Carlo aveva un rapporto speciale con l'angelo custode, veramente speciale. Lui diceva che si chiamava Gabriele, il suo angelo, ma non credo fosse l'arcano, però lo chiamava così. Non lo so perché, ma lui diceva che si chiamava Gabriele. E Carlo lo pregava tantissimo. E diceva che purtroppo tanta gente non lo sente l'angelo custode perché, più lo, sei, più lo preghi l'angelo, e più lui ti dà i segni, più il Signore gli concede di darti dei segni. Ma bisogna pregarlo molto. L'angelo custode è biblico, quindi dobbiamo non. C'è gente che muore senza aver mai pregato l'angelo custode. Guardate che è una cosa tristissima. Cioè, dobbiamo pregare l'angelo. E Carlo perché amava Santa Gemma? Perché Santa Gemma aveva un rapporto speciale. Santa Gemma, sapete che scriveva le letterine? Lei viveva nell'Ottocento, scriveva le lettere, viveva a Lucca. La sera le metteva sul comò il giorno dopo il suo direttore spirituale, quando si svegliava alle sei del mattino, alle cinque e mezza, quando faceva, ecco, trovava le lettere di Gemma, in tempo reale, questa cosa è stata um, fatta, sono stati fatti dei processi, quindi, perché? Perché l'angelo custode prendeva le lettere e le consegnava al direttore che viveva a Verona, quindi vivevano a parecchie centinaia di chilometri di distanza, eh, però era impossibile, Padre Pio, pensate a Padre Pio, anche Padre Pio Carlo aveva un rapporto speciale, Padre Pio se lo sentiva vicino. Io mi ricordo che una volta Carlo aveva la febbre a 40 e io non me ne ero accorta e se mi, mi sognai Padre Pio che mi disse "Svegliati, vada da tuo figlio che sta male". Io mi sono alzata, sono andata da Carlo, c'aveva la febbre, meno male perché così gli ho dato la Tachipirina. Ecco, Padre Pio era pure particolare per Carlo. Però soprattutto però tutti i francescani, ovviamente, no? l'ordine francescano. Ma... Però Carlo aveva anche altre figure che amava. Per esempio, Don Bosco amava molto, amava San Pier Giuliano Emer che era un grande santo stato eucaristico, poi ci sono stati santi anche, diciamo, altri santi. quindi Però Carlo amava tutti i santi in generale, soprattutto i martiri, venerava. E Però soprattutto, diciamo, San Francesco. Veramente, e San Francesco ha dato tanti segni a lui, tanti segni anche a me. Ecco. Quindi devo dire che veramente noi siamo molto legati. Non per niente comprammo casa Sisi proprio per San Francesco. Pensate un po', proprio fu questo legame che avevamo con San Francesco che ci indusse, sicuramente a me mi ha aiutato tanto perché io vivevo, purtroppo ero <ride> materiale, cioè terribile, perché vivevo, cioè sono nata in una famiglia ricca. quindi viziata ragazzina è sempre tutto quello che volevo cioè non mi rendevo conto questa materia che però mi, mi rendeva sempre insoddisfatta no sempre capivo che c'era un vuoto no sempre ecco finalmente io credo che san francesco mi abbia molto aiutato nel mio cammino chiaro che ancora devo devo camminare eh, per carità e l'ho detto probabilmente finirò subito in purgatorio speriamo non all'inferno ma in purgatorio però Diciamo che San Francesco per me è stato veramente una luce, ecco, e per Carlo, per altri aspetti. Certamente Carlo era un ragazzo molto semplice, molto umile: non si vantava mai, non parlava mai di se stesso, non criticava mai nessuno. Diceva perché spegnere la luce degli altri per far brillare la propria? Quando sentiva gente che faceva i pettegolezzi, si arrabbiava tantissimo, non voleva sentire pettegolezzi, subito stoppava. Perché Carlo parlava sempre bene di qualcuno, no? se apriva bocca era solo per parlare bene, mai per parlare male. Ecco, sicuramente era veramente un esempio. Eh, una vita semplice che però diventa straordinaria perché, perché Carlo ha messo il, il, il Cristo al centro della sua vita, cosa che può succedere a ognuno di noi. Bisogna però veramente fare questo passo di unione col Signore. Il Signore non aspetta altro, il Signore ama tutti. Non è che c'è il preferito, c'è quello meno preferito, cioè, però vuole il nostro libero amore. Ecco, Carlo è un esempio, è semplice il cammino di Carlo. Carlo non aveva lestima di queste cose straordinarie, perché la maggior parte della gente non ce l'ha queste cose. Allora è un cammino, però, nell'ordinarietà: cioè in una vita ordinaria, una vita dove non ci sono queste manifestazioni del soprannaturale così però una vita che può diventare straordinaria comunque perché può essere veramente una vita dove Cristo diventa il nostro dimore in noi eh, diceva Carlo una bella cosa diceva che lo Spirito Santo, no? Pensiamo il figlio c'ha un trono, no, un cielo, no, vicino al padre, il padre pure c'ha un trono, ma lo Spirito Santo non ce l'ha il suo trono, chi è il trono dello Spirito Santo? Siamo noi. E quindi <ride> È chiaro che noi ci dobbiamo fare trono di questo, de, 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 dello Spirito Santo, che poi vuol dire essere trono della Santissima Trinità, cioè il nostro cuore deve diventare il trono di Dio. Ecco, fare questo è possibile, ma ci vuole fatica, ci vuole combattimento, ci vuole il desiderio di, di diventare santi, il desiderio delle cose del cielo. Ecco. Per suscitare questo bisogna leggere, bisogna pregare. Bisogna diciamo, fare uno sforzo. Bene, altre domande? Volevo chiedere eh, come lei si sentiva quando Carlo stava male. Adesso chiediamo, misuriamo la santità della madre. <ride> Questo è il termometro che ci dice se ero santo o no. Vabbè, diciamo che... Eh, ovviamente Carlo è morto in cinque giorni, sei giorni. Quindi una cosa velocissima. Carlo, tre mesi prima, aveva detto quando si era autofilmato: Dice, quando peso 70 kg sono destinato a morire, guarda il cielo, fa un sorriso. E quando, poco prima di diciamo, Carlo si ammalò che eh, un sabato tornò da scuola, aveva fatto un giro di due chilometri di corsa vi rimetto di un campo da calcio, quindi pensate come era forte, non era assolutamente ipotizzabile che avesse una leucemia, perché è una, lui il tipo di leucemia che ha avuto Carlo è silente, cioè se tu fai gli esami del sangue il giorno prima non lo vedi, perché come succede la leucemia fulminante? È una specie di, impazziscono i blasti improvvisamente del sangue e tu diciamo eh, ti viene sta luce mia adesso si cura ai tempi di Carlo purtroppo no ma eh, quella era la volontà superiore allora diciamo che Carlo torna da scuola il giorno dopo che era domenica siamo andati a fare una bella passeggiata mi ricordo andammo proprio vicino dove c'è il, il seminario di, di, di Milano il seminario di Venigono e mi ricordo che tornando a casa Carlo disse cioè, di misurare la febbre perché si sentiva un po' di mal di cola e aveva un po' di febbre, allora gli disse: vabbè allora non andiamo domani a scuola, venne il pediatra il giorno dopo, perché Carlo pur avendo 15 anni, i pediatri sono quelli che curano i quindicenni, e disse non si preoccupi di questo antibiotico, c'è un po' di febbre, insomma poi Carlo soffriva di mal di corpo. Insomma praticamente non sto a dirvi, ovviamente non c'eravamo proprio accorti che lui, eh, non pensavamo, però lui in quell'occasione, disse offro le mie sofferenze per il papa la chiesa per non fare il purgatorio e andare dritto in paradiso pensavo che naturalmente stesse scherzando perché <ride> neanche gli diedi proprio tanto peso no però siccome Carlo ogni tanto faceva tante frasi strane un po particolare perché Carlo giustamente però io, boh, chissà che cosa intende magari sta scherzando prendendoci in giro poi sai lui lo vedevo sereno tranquillo quindi poi insomma una mattina si sveglia, sta, sta febbre era sempre un po' latente, e poi si, su, su, si, si era un po' gonfiata la gola, insomma, però una mattina si sveglia non si riusciva più a muovere. E allora io molto allarmata, perché dico ma che c'è, chiamai il vecchio pediatra di Carlo, che era un professore che era stato primario in un ospedale pediatrico di Milano, il quale mi disse prenda subito Carlo, lo porti in ospedale perché diciamo, eh, diciamo lo, non, non lo faccio venire a prendere dall'ambulanza quindi una fatica terribile perché poi non avevo aiuti quel giorno erano tutti via io e mio marito insomma perché poi Carlo era bello pesante anche se era magrissimo era alto un 82 e vabbè lo portammo in ospedale riuscimmo eh, poi non vi dico c'era la Milano, che era la marcia di tutti i podisti quindi Tragedia nella tragedia. Va bene, arriviamo in ospedale. Carlo dice: Io da qui non esco vivo. Eh, dico Carlo, ma che stai dicendo? Fanno le analisi, dopo mezz'ora vengono e ci dicono: Carlo ha una leucemia di tipo M3, eh, che è molto pericolosa perché la maggior parte muore. Eh, così ci dietro questa buona notizia. Io cosa ho fatto? Eh, naturalmente poi l'hanno comunicato a Carlo, il quale detto Il signore mi ha dato una bella sveglia però lui era tranquillo perché lui non aveva paura della morte perché per lui la morte era il passaggio alla vera vita siccome la sua vita era Gesù è chiaro che per lui la morte era l'incontro con Gesù e quando Carlo è morto prima di morire ha detto muoio sereno perché non ho sciupato neanche un minuto della mia vita in cose che non piacciono a Dio e speriamo di poterlo dire pure noi. Eh, che significa? Significa che se uno non fa peccati mortali, peccati gravi, eh, se uno cerca sempre la volontà di Dio, eh, è una bella cosa questa. Eh. Io veramente io lo auguro a tutti noi, compresa me, perché non è facile. E purtroppo io ne ho sciupati tanti di minuti in cose che non pagano a Dio, quindi già per me non si verificherà mai, però diciamo uno può sempre ricominciare da zero. E che cosa mi veniva in mente a me? Mi venivano in mente le parole del libro di Giobbe, il famoso libro di Giobbe, che dice il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. Eh, quindi il Signore ha dato, il Signore ha tolto, perché è tutto è dono, però poi Gesù decide, quando vuole, di togliercelo, sia sempre benedetto. Questo è l'atteggiamento che dobbiamo avere. Non è che ci dobbiamo lamentare, eh no perché io ho la malattia Gesù non mi vuole bene Ah perché muore quello Ah perché è morto il bambino Che ne sai che te il bambino magari è andato in paradiso Ma ci vogliamo credere o no paradiso Ma oggi notizia che la guerra La guerra in Russia I dei russi Hanno bombardato un ospedale Un ospedale psichiatrico E quei bambini sono andati tutti in paradiso Sono angioletti Se io ho fede Io so che c'è il Signore, non è che finiscono nel nulla, è certamente una tragedia, però se io veramente ho la fede so che la vita è un passaggio, ma la mia vera vita sarà quando io incontrerò Dio, andrò nella, nella vita eterna, ecco, e allora io cosa mi veniva in mente? Queste parole di Giobbe. E io era come se dentro di me sentissi questa parola, Dico, ma sapete quando mi viene in mente una musica che non riuscite a togliervela dalla mente, sempre questa cosa? Dico, ma che è questa cosa? Che... E, e, e chiaramente e, e, quella è stata la mia, la mia prova. Ecco. E certamente eh, ho capito che era una volontà superiore, perché Carlo peggiorava sempre. Carlo mi disse: Mamma, io da qui non esco vivo, ma ti darò tanti segni, non ti preoccupare. E così ha fatto. Perché Carlo, eh, da quando è morto, il primo miracolo, i primi due miracoli li ha fatti il giorno del funerale. Una signora che capiva che Carlo era già speciale, perché lo conosceva, lo pregò perché aveva un tumore al seno, non aveva ancora cominciato l'echemio. Chiese a Carlo di guarirla e questa signora andò via istantaneamente il tumore. Ecco. Un'altra signora aveva 44 anni e voleva avere un figlio e non, non riusciva a avere figli ci provava da anni ecco, pregò Carlo il giorno del funerale e un mese dopo la signora è rimasta incinta ha avuto una bella bambina e di miracoli ne ha fatti tantissimi ce ne è stato scelto uno per la beatificazione e continua a farne tanti adesso dopo che è stato beatificato ne abbiamo tantissimi già di miracoli stanno analizzando in Vaticano già le commissioni mediche vediamo un po' Prima o poi io sono confidente che salterà fuori, anche perché io ho sognato Carlo che mi ha detto che sarebbe stato beatificato, e poi sarebbe stato canonizzato. Siccome poi mi ha detto che sarei diventata mamma di nuovo. Infatti, io, dopo quattro anni, ho avuto due gemelli, un maschio e una femmina. Ecco, quindi tante cose me le ha dette, me le ha predette, me le sono avverate tante cose. E, e, che, e certamente Carlo eh, la vita è così. Io ho accettato la volontà di Dio e quando, sono, quando è morto Carlo sono andata a Monte Sant'Angelo con mio marito mh, perché siamo venuti a Sisi. Io sono molto devota dell'Arcangelo San Michele e andai lì dove c'è la grotta. E era inverno, era novembre e mi ricordo che avevano appena celebrato la messa poperidiana e poi eravamo rimasti solo io e mio marito in questa grotta dove è apparso l'Arcangelo. E io ho sentito una voce eh, perché io mi chiedevo chissà Carlo dove sarà, se è riuscito ad andare dritto in paradiso. E questa voce mi disse in tono proprio non c'era nessuno, quindi una cosa proprio Carlo è in paradiso e questo ti basta. Ecco, questo è come ragiona il cielo, no? Carlo è in paradiso, che cosa ti lamenti? Non te puoi lamentare, perché se è in paradiso, siccome è in paradiso dritto non va nessuno, è difficile eh? è veramente difficile e allora eh, cioè, lui aveva raggiunto il massimo cioè quella voce mi diceva non puoi lamentarti perché il tuo figlio è in paradiso eh, il signore te l'ha dato il signore te l'ha tolto sia benedetto il nome del signore questo è l'atteggiamento che bisogna avere di fronte alla morte di fronte a quello che ci accade perché dio ci ama infinitamente ci ha voluti ci ha creati non può volere il male, se siamo poi soprattutto vicini a lui, può solo volere il bene e anche da un male ne trae sempre un bene. E quindi se si offrono anche le sofferenze, le difficoltà della vita, sappiamo che quelle contribuiscono non solo alla nostra santificazione e ai nostri meriti e alla nostra crescita spirituale, ma possono aiutare tantissime persone. Ricordiamoci che a Fatima cosa aveva detto la Madonna? Molte anime vanno all'inferno poiché non vi è chi prega e si sacrifica per loro. E quindi è importantissimo accettare le croci, la vita come ci viene, ecco. E quindi questa è la, la sintesi del discorso. Naturalmente, poi eh, bisogna essere preparati, ecco, bisogna crescere nella fede perché per capire queste cose bisogna che eh, la nostra vita di unione col Signore. Non è che improvvisamente penso di mettermi unito a Gesù così. Certo, il Signore può far tutto, però è difficile, no? ci vuole comunque una vita spesa di unione, perché diceva Carlo che sul Golgo ci saliremo tutti prima o poi. Non è che c'è salito solo Gesù, ci saliamo tutti prima o poi. E non è che è una vita bella, è una vita che quando io muoio vecchio, eh? ah, quello è vissuto fino a 99 anni. Bisogna vedere come è vissuto. Perché se è vissuto creando questa intimità col Signore, questa amicizia con Dio, va bene, ma se è vissuto lontano da Dio, che rifiuta i sacramenti e che rifiuta una vita di fede, non è detto che quella sia una bella vita. Eh? E quindi, diciamo, dobbiamo vedere le cose nell'ottica di Dio, non nell'ottica della terra. Ah, poveraccio! Che... Che è disgraziato è morto il figlio così giovane. Eh, ma che, cioè, che ne sai che invece di che disgraziato sei tu, magari, no quello che se n'è andato dritto in paradiso è stato preso che magari era il momento migliore della sua vita. Cioè, eh, ah, chissà perché Dio gli ha fatto morire quello. Ah, allora, perché è cattivo? Perché è così? Cioè, ci sono delle logiche del mondo che dobbiamo veramente fare attenzione. Perché? Perché purtroppo la fede spesso ci porta a ragionare come il mondo e non ci fa capire che invece eh, dietro determinate situazioni ci sono dei disegni più alti del nostro piccolo cervello, che naturalmente eh, sono disegni sempre di salvezza, disegni di santità. Pensate ai fatto, pastorelli di Fatima, cioè gli appare la Madonna e gli dice, vabbè, a te e a Francesco mi porterò adesso presto, a te ti lascio, perché Lucia è rimasta, ti lascio ancora un po' sulla terra. Quanto è rimasta? Fino a 95 anni poraccia, si è beccata 95 anni di sofferenze, di sacrificio, di preghiere, eh, però ai ragazzini gli ha detto a voi vi porto subito, eh, non è che ha detto, cioè, eh, ma quasi un premio era e Francisco era un po' timoroso perché pare che Francisco fosse un pochino più discoletto, e a Francisco le disse, Ti, verrai con me in cielo, però dovrai di, di, di recitare molti rosari, eh, perché dice che Francesco faceva diciamo, le battaglie con i ragazzini, non so se era menato con il ragazzino, aveva fatto del male ai ragazzini. Quindi per dire no, come ragiona il cielo. Quindi sapete ragazzi che vi dico che eh, speriamo insomma di crescere nella fede, eh, tu sei un ragazzino bravo secondo me, vero? Tu vai a preghi? Eh? lo dici il rosario tutti i giorni quando ho tempo quando non ho tanto allora, se non c'è tempo lo dici spezzettato eh sì, l'ho fatto, ti... eh? fatto ieri perché avevo tempo quando stavo per andare a letto sì ma lo potevo anche dire durante il giorno vai a scuola il tragitto a scuola ti dici un po di ave marie poi riprendi quando scendi esci dalla scuola poi magari c'è un altro tempo, se non riesci a dirlo tutto, eh? perché magari un quarto d'ora non riesci a trovarlo, ma te lo dici. E poi, mi raccomando, la comunione l'hai fatta? Sì. Eh, Fatte portare da mamma durante la settimana, non solo la domenica. Sì. E anche un pochino da durazione eucaristica. Ti metti lì davanti al tabernacolo, anche se c'è il lumino chiuso, lì sai che dentro c'è Gesù. E cominci a stare lì, magari all'inizio ci stai cinque minuti. Poi dopo ci stai 10 minuti, poi 20 minuti. Impari a dialogare col Signore, eh? a parlare eh. con Gesù. E vedrai che piano piano il Signore lo sentirai di più. E a quel punto avrai questo bel rapporto con Gesù. Eh? Devo andare alla messa tutti i sabati perché io canto in un coro, allora non ah. è un'opzione per me. Ah. Sì. Però diciamo una cosa: in chiesa ci puoi pure entrare senza fare la messa se non riesci. Ti siedi lì davanti al tabernacolo, cinque minuti. Dici: Mi metto lì. Io so che lì c'è Gesù vivo e vero. I santi lo vedevano con gli occhi. Tu non lo vedi, ma sai che per fede lì c'è Gesù, no? Gesù nascosto, lo chiamavano i pastorelli di Fatima. Ti metti lì e preghi. Cinque minuti, se sei capace di fare cinque minuti in silenzio lì. E dice a Gesù: Gesù, grazie, grazie della mamma che mi hai dato. Grazie dei compagni di scuola che mi hai dato. Ti ringrazio della vita che mi hai dato. Ti ringrazio se riesco a studiare. E ti prego per quelli che ci hanno bisogno. Ecco, eh, comincia a fare così piano piano. Ma questo vale non solo per lui, eh? vale per tutti voi, anche gli adulti. Perché così si inizia: dalle piccole cose. Non mettiamoci in testa di fare le cose incredibili, perché poi il demonio ci demoralizza, non le facciamo e poi smettiamo di fare anche quel minimo di cose che dovremmo fare. Cominciamo da piccole cose. Poi dalle piccole cose si arriva alle grandi cose. Ecco, anche lì sta l'umiltà, capire che non abbiamo la possibilità di fare cose grandi subito, perché noi ci dobbiamo abituare, però piano 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 poi il Signore ci aiuta, ecco. Io questo ve lo dico perché sono i consigli che dava Carlo ai suoi, ai suoi allievi, perché Carlo ha insegnato catechismo, eh? ha insegnato, faceva gli scritti, faceva le cose, si preparava, eh? ci sono tutti gli scritti di Carlo, delle cose molto profonde, delle meditazioni che faceva per poter poi insegnare ai ragazzini. Eh? Anche tu potresti fare il catechista da grande, eh? potrebbe essere una bella cosa. Bravo che canti. Grazie. Eh, prego, prego, dai, io prego per te. Come ti chiami? Francesco. Ah, come San Francesco, allora. Adassisi eh, Assisi sì. o Saverio? No, sì. D'Assisi. Bene, bene. Allora devi sei venire. Si ad Assisi. Sei andato? Bravo. Eh, sì. Eh. E abbiamo anche visto Carlo. Bravo, bravo. Bene, Carlo ti vuole bene, sono sicura che ti aiuta. Eh? Sì, grazie. Sei un bravo bambino. Continua così, eh, mi raccomando. Grazie. Bene, altre, no, altre domande? C'è qualche altra brava bambina che mi vuole fare le domande. Volevo solo chiederti. Io ti ho mandato una lettera e volevo sapere se l'hai ricevuta. Dunque, chi sei tu, uh, Silvia? Le, le devi Quando La... me l'hai mandata? Quando io Diglielo, quest'estate um, quest um, eh, io sono anch'io son amica di Francesco e sono andata um, a vedere anch'io Carlo Acutis. <ride> Ma le eh, lettere dei bambini, le Ma tu io... Dove l'hai mandata? mandata? A Milano? No, ad Assisi. Ad Assisi. A quale indirizzo? Amici di Carlo Acutis. Amici di Carlo Acutis. Dove? Diglielo dove abiti. Ah, io abito vicino a, Cal ehm, a Londra, vicino dove eh, Facciamo parte di quella parrocchia? parrocchia. dove è stato Lady, ah, eh. ah, bravo. Allora parli bene l'inglese. Eh. Brava, brava. Vai a scuola a Londra? Ah, sì, servite. Sì. Sì. sì, io cioè, ho ricevuto delle lettere di bambini perché ne riceviamo parecchie eh, mi, 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 però cioè, mi viene un po' uh, perché Silvia quest'estate e tu dove l'hai mandata A Eremoto le carceri? Sì. Ah ecco sì sì allora me l'avevano data delle lettere sì perché noi abbiamo vari indirizzi sì, sì sì e magari vi dovremmo rispondere siamo un po' cattivi ma noi riceviamo troppe migliaia di lettere non riusciamo perché ce le riceviamo da tutto il mondo a volte rispondiamo se c'è l'email è più facile magari scrivici la tua email anzi scrivimi la tua email e mi dici sono, sono la Silvia. bimba eh com'è che ti chiami Silvia? Silvia. Silvia mi, di Londra dice e mi mandi un'email io ti rispondo dice voglio parlare con la mamma di Carlo. Eh? Io ho fatto la comunione dove è stato battezzato Carlo. Ah bene ma tu l'hai mai sognato Carlo? Eh, sognato non ma ci prego ogni notte brava insomma allora c'è un amico in cielo che intercetta. poi Carlo era bravo con io io aiuto. Bravo. Ah, io sono rappresentante a scuola abbiamo lui tipo um, come si chiama house captain e io sono tipo la rappresentante sua e tu hai scelto vero? Hai scelto e io ho scelto lui come, um, come rappresentante come ra che a Londra hanno fatto le mostre di Carlo? dei miracoli eucaristici? Sì, lo mm -hmm. sapevi? Ah, le viste? Sì, in chiesa. Sì, in chiesa. Ah, bene, bene, sono contenta. Bene, brava. Allora vedi sei come Carlo sei londinese, ma sei nata a Londra, no? Sì. Ah, come Carlo. Quindi vedi un po'. Abitiamo vicino a Earl's Court. Ah, Earth Court. Brava, brava. Bene, bene. Ti trovi bene a Londra? Sì, molto. <ride> È eh, la tua città, certamente sei nata. Ma papà è inglese, no? Eh, no, siamo tutti dalla Sardegna. Eh, ho capito. Quindi inglese, italiani a Londra. Bene, bene. E eh, vabbè, allora vedi che hai qualcosa in comune con Carlo. Bene, allora sei una brava bambina. Le stesse cose che ho detto al, a Francesco le dico a te, eh, mi raccomando. Eh. Cerca di fare uno sforzino. Il rosario quotidiano. Ce la fai a dire il rosario quotidiano? Il rosario quotidiano. Co Insegnati con la Madonna. Soprattutto prega, perché le preghiere dei bambini sono molto accette alla Madonna. Prega perché chiedi alla Madonna che possa cessare questa guerra. Eh? Perché Gesù ascolta in modo speciale i bambini. Perché noi adulti ci ascolta un po' meno perché siamo un po' più cattivelli. Mentre i bambini sono più buoni di solito. E quindi vengono ascoltati di più. Quindi ci vuole l'armata dei bambini che preghi, eh? quindi ricordati di pregare il rosario. Eh? E poi, sai che la Madonna ha promesso tanta protezione a eh? Fatima, all'Urda, in tante apparizioni: ha detto che chi prega il rosario ha una protezione speciale, che col rosario può ottenere qualsiasi grazia. Eh? Quindi è un'arma un potente nelle nostre mani. Eh? Quindi veramente, peccato perché te l'avrei regalato io un rosario, anche a Francesco. Ma se tornate in Italia ve lo faccio vedere, se no, se mi scrivete ve lo faccio mandare. Vi eh? faccio mandare un rosario di Carlo. Io ho un rosario di Carlo, <ride> sì? ma io devo fare. Ah, vabbè, allora se ce l'abbiamo la Abbiamo comprato da no, sì, sì. Lo, lo vorresti, sì, però... sì lo vorrei. Vabbè, manda le mail, che poi vi mandiamo dei Santini con la reliquia di Carlo. Grazie, grazie. Sì, è importante perché ci fanno gli esorcismi, ci quadriscono le persone. eh? Quindi la tieni con te e quindi Carlo ce l'è un po' vicino ancora di più. Eh? Bene, altre Bene. domande? Antonia, devo dirti che c'è ancora un altro bambino che è tra di noi non si vede, ma sappiamo che sta lì, si trova proprio alla, nella pancia della sua mamma. Eh. Eh. Rita, alza la mano, ecco. Eh. Quindi Dove Paolo viene in cammino, quindi eh, lo attiviamo anche all'intercessione del Beato. Se è maschio o femmina, si sa già. Sì, è maschio. Come si chiama? Lo Paolo. Come? Paolo. Ah, come San Paolo, che bel nome, bravo. E dove state mm. voi? Abitiamo Paolo. in Spinea, a Venezia. Ah, Venezia, Veneti. Veneti, mm. Bene, allora Paolo, deve avere la forza di Paolo. Esatto, esatto. Esatto. un evangelizzatore, eh? Dai, preghiamo, benissimo. Quando è che partorisce? La data presunta è il 26 giugno. Ah, benissimo, quindi tra poco, quindi mm -hmm. bene, bene, bravi. Allora preghiamo per Paolo, eh? Grazie. Ecco. Bene. Poi altre domande? Ci sono altre domande? In, in realtà, eh, quasi, eh, Antonia, quasi tutte le domande sono state risposte. Bene. L'unica domanda che in realtà è, è rimasta sospesa velocemente è stata: mh, è quella adesso, in questo momento, i fratelli di Carlo, sapendo di avere un fratello beato, come, come si sentono, come la stanno vivendo? Ma guardi. Dico sinceramente che Carlo li vizia un po' perché hanno fatto la comunione a cinque anni e mezzo. dite, mamma mia, sono un po' come il fratello, un po' anticipare. Sono bambini molto religiosi. E devo dire che loro da quando hanno quattro anni dicono il rosario tutti i giorni. Poi da quando hanno fatto la comunione, finché non c'era il covid, siamo andati quasi tutti i giorni a messa. E poi col covid abbiamo dovuto purtroppo un po' rallentare perché poi non avevano i vaccini le cose però però non facendola però loro fanno una specie di loro, loro preghiere cose ecco sono bambini molto religiosi leggono molto i libri diciamo dei santi la vita Tra mia figlia Francesca si è letta c'ha 11 anni adesso si è letta tutta la biografia di Santa Gemma la storia di un'anima di Santa Teresina. Eh, parecchie biografie di santi anche mio figlio Michele e eh, per esempio tutta la storia del curato d'Arra eh, del, del, del San Giovanni Bosco che gli piace tanto a mio figlio ecco quindi sono bambini molto molto religiosi che hanno eh, diciamo eh, questo dono di soprattutto anche timorati ecco timorati del Signore ma soprattutto loro hanno capito bene la questione dell'inferno, del paradiso, del purgatorio. Sono molto, molto... Ehm, eh, e quindi pregano anche per tante persone, C hanno le loro liste di preghiere, di bambini, di persone che hanno difficoltà. Ecco, sicuramente io ci vedo un po' lo zampino di Carlo perché sono un po'... diciamo, particolari, ecco, anche loro non diciamo santi come Carlo perché tra loro un po' litigano sono un po' più però sono bambini che hanno una grande fede e Carlo ovviamente lo vivono con naturalezza perché eh, ovviamente è il loro fratello ne sentono parlare vedono le foto vedono le cose quindi però non è che ci hanno solo Carlo questo volevo dire mia figlia per esempio gli piace molto Teresina di Lisie, Gemma Galgani poi molto Santa Bernadette Subirò poi invece mio figlio Michele, appunto San Giovanni Bosco, eh, il, il curato d'Arra, poi gli piace molto anche San Paolo, ecco, ci, cioè, loro hanno le loro San Michele Arcangelo. Ecco, eh, Carlo chiaramente come vuole che lo vivano, lo vivano come un altro salto del cielo e, e certamente hanno questo privilegio, questa unione, ma eh, però questo non gli impedisce di avere le loro... Ma la cosa importante ecco, eh, questo amore anche per la Madonna, perché hanno letto le storie di tutte le apparizioni: Le Lourdes, Fatima, Banno, Boreng. Avete quelle approvate dalla Chiesa, ci sono quelle di Loi, Pochard. La Madonna è apparsa. Ecco, c'è la mostra di Carlo, apparizionimadonna.org. Andatevi a scaricare i pannelli e vedetevi, vedetevi la mostra. Che parla di tutte le apparizioni. Carlo ha voluto che fosse scritto in oro quello che dice la Madonna, perché eh, secondo lui sono degli insegnamenti preziosissimi perché aiutano a capire, noi che siamo sulla terra, come ragiona il cielo. Poi ha fatto la mostra Paradiso, Inferno, Purgatorio, la forma la mostra Angeli e Demoni. però diciamo che queste. Poi ci sono dei cartoni animati che abbiamo fatto, che voi potete trovare gratis su internet siccome parlate italiano adesso so che li volevano tradurre e wtn una tv americana ma vediamo un po se poi si ritraducono ma intanto c'è il cartone animato di carlo c'è quello di fatima fate, fate carla cutis fatima cartone animato questo lo trovate su internet ed è stato fatto eh, con la collaborazione della postulatrice di francesco giacinta che mi ha dato i dialoghi autentici della madonna Secondo me è fatto molto bene, perché poi l'abbiamo fatto fare da qualcuno che è un professionista, quindi però è gratuito. Poi andatevi a vedere i cartoni animati quelli sui miracoli eucaristici, anche lì Carla Cutis Lanciano, Carlo Acutis, ehm, eh, non so, eh, Betania, Carla Cutis Buenos Aires, miracolo eucaristico di. Ecco, vedete che vi vengono fuori i vari cartoni animati e li potete far vedere ai vostri bambini, no? Ecco. E soprattutto perché, insomma, conosciamo Carlo, eh, i miei figli conoscono bene i miracoli eucaristici, queste cose qui, perché eh, diciamo, avere il santo non è solo, vabbè, c'ho cioè il santino immaginetta, eh, significa pure seguire un po' la spiritualità. Quindi dovete cercare di imitare un po' i santi, leggere quello che hanno detto, quello che hanno scritto. Ci sono dei santi che hanno parlato con Gesù, la Madonna, che sono stati approvati, tipo santa. Cariterina da Siena, Santa Gemma Galgani, Santa Veronica Giuliani, leggete un po' questi santi mistici, che sono persone che però ci fanno capire come ragiona il cielo perché torniamo sempre lì, se no non si capisce. Ecco, possono essere dei grandi aiuti, e magari anche la storia di Bernadette, la storia di, dei pastorelli, ci, ci sono, ci sono le, le memorie di Suor Lucia, le quattro memorie, c'è cioè il libro, poi ci sono. Ci sono gli scritti di Bernadette che ha fatto laurenten. Cioè, io vi consiglio di leggere la Salette, eh, cercate di capire quello che dice la Madonna, quello che dice il cielo. Visto che il Signore manda questi profeti anche adesso, chiamiamoli profeti, perché comunque sono anime inviate, è temerario non credere, eh? anche se non è obbligatorio, ma è temerario, cercate di nutrire la vostra fede. Leggendo vite di santi, apparizioni, manifestazioni della Madonna, per capire che cosa questi hanno vissuto, quello che dice Gesù, quello che dice la Madonna. È chiaro che abbiamo la parola di Dio che dovrebbe bastare, ma siccome siamo un po' a volte fragili nella fede, il Signore ci aiuta mandando queste cose. Carlo perché le faceva queste cose, queste mostre? Per aiutare la gente a avere fede. Non è che Carlo avesse bisogno della diciamo del che qualcuno un miracolo eucaristico per credere all'eucaristia però siccome la nostra fede è frepe è fiacca siamo fiacchi ecco allora c'è bisogno di un aiuto di un supporto e queste cose possono aiutare quindi io vi consiglio visto che sono gratuiti approfittate perché anche quei bambini lo potete vedere ecco perché è importante alimentare la fede Soprattutto i genitori devono alimentare la fede dei figli, perché il genitore è il primo educatore, il primo catechista. Non è che possiamo pensare che vanno a quelle ore di catechismo e imparano cosa. Devono cominciare i genitori sin da quando sono piccoli. Preghiera tutte le sere, eh, preghiera eh, fare dei viaggi insieme, vedere delle cose, andare a pregare insieme. Eh, il rosario lo potreste dire anche in famiglia tutte le sere e vi riunite a una certa ora e si dice rosare Perché non lo fate? Eh, fatelo. Eh, trovate del tempo. Eliminate questa televisione orribile che danneggia solo il cervello. Scusate, eh, io ce l'ho con la televisione da quando sono nata. Veramente, sono una specie, però vedete, i cartoni animati lo potete vedere, dei film carini si possono vedere, però senza esagerare. Perché se poi io vedo il film e non ho dieci minuti di tempo per dire rosario... Eh, non va bene. Scusate, eh, sono un po' drastica io, io dico le cose pane pane e vino al vino. Eh. Non è che vi dico le cose dolcorate come fanno certi. Eh, non ti preoccupare no... Antonia, non ti preoccupare, ci siamo accorti e in realtà vorrei a nome di tutti i presenti ringraziarti di cuore per questa condivisione così bella. Che abbiamo potuto eh, vivere no? tutti quanti, eh, soprattutto quelli che eh, ci stanno accompagnando da lontano. Eh, semplicemente io vorrei con questo eh, invitarvi no? a fare una preghiera, eh, appunto presa dal Santino di, del Beato Carlo Acutis, quindi eh, vi invito a farla eh, propria. E poi, alla fine eh, vi lasceremo con eh, una canzone che è stata anche dedicata al Beato. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Ecco la preghiera lì. O Dio nostro Padre, grazie per averci dato Carlo, modello di vita per i giovani, e messaggio di amore per tutti. Tu lo hai fatto innamorare del tuo figlio, Gesù, facendo dell'Eucaristia la sua autostrada per il cielo. Tu gli hai dato Maria come madre amantissima e ne hai fatto col rosario un cantore della sua tenerezza. Accogli la sua preghiera per noi. Guarda soprattutto ai poveri che egli ha amato e soccorso. Anche a me concedi per sua intercessione la grazia di cui ho bisogno e rendi piena la nostra gioia ponendo Carlo tra i beati della tua santa chiesa. Perché il suo sorriso risplenda ancora per noi, a gloria del tuo nome. Amen. Beato Carle Acutis, prega per noi. Di nuovo, Dio vi benedica a tutti, grazie Antonio di nuovo, e vi lasciamo con questa bella canzone. A presto. Ciao. persona come tante altre, con un sorriso che sa contagiare, la musica, lo sport e poi gli amici, la gioia di giocare e camminare, non ne ho Dio, non ne ho Dio, il corpo vivo e santo lo attrae, a lasciarsi affascinare e poi l'incontro con il suo signore ed un amore che lo fa cambiare non ne omattivo non ne omattivo è quel pane quotidiano sceso in terra e fatto uomo e dio per un Il suo abito regale si è spogliato e fatto carne Dio con noi. Questo è il miracolo più grande mai avuto sulla terra e Dio per noi. Questo è il miracolo più grande, è Dio in noi, è Eucarestia autostrada per il cielo. Eucaristia, lui è qui, è presente davvero. Questo pane è il ponte dal cielo. Chi ne mangia non muore in eterno. La nostra meta è l'infinito. Da sempre siamo... È lo sguardo in se stessi, felicità. È lo sguardo verso Dio non è umano, non è umano. Tutti noi nasciamo originali. Molti muoiono da fotocopie. Se il nostro sguardo è alto al Signore. È solo gioia che non può finire Non io ma Dio Non io ma Dio Ed è il suo corpo che unisce cielo e terra E per il creato Sarò presente tutti i giorni Questo è il corpo mio donato Io sono qui Questo è il miracolo più grande mai avuto sulla terra e Dio in noi. Questo è il miracolo più grande mai avuto sulla terra e Dio in noi. Eucarestia, autostrada per il cielo. Eucarestia, lui è qui, è presente davvero. Questo pane Per il cielo, Eucaristia, lui è qui, è presente davvero.